Come Ken non l'avevi ancora vista? Come Ken? Siamo... Ah no, mi ha disconnesso OTS. Cazzo. Grazie per il follow, Brian. Ciao, ciao. Allora. Allora. 205. Un attimo che mi leggo tutti gli ultimi cosi che mi sono perso. Sono veramente fuori adesso. Arrivo sempre tardi. Vero, vero, vero. Giusto. Allora, attiviamo la bodycam. Attiva. Carlotta 18. Perfetto. Che bello orologio. È... Cioè, davanti alle scale. Eccoli. Allora, perché abbiamo sto giù bottone? Perché ieri hanno assaltato il FIB. Ciao. Che uomo. Ciao, Carlotta. Hai letto sul database? Sì. A posto. A posto. E niente, basta questo. Va bene, ciao. Ciao. E beh. Che c'è? Niente, bella giornata, eh? Bella giornata, sì. È successo qualcosa? No, non è, a parte quello lì che ho scritto, non è successo nulla. Ok, te non te lo metti il giubbotto? No, dicevo adesso a Borghesi che io ci rinuncio, rinuncio al giubbotto. Sto bene così. C'ho quello leggero sotto. Ma almeno per stasera, visto che ormai ce l'ho, me lo tengo. No, tienitelo, tienitelo. Fino a mezzanotte, voglia te. Perché abbiamo il permesso, visto che ieri hanno assaltato il FIB, abbiamo il permesso di portare i giubbotti. E quindi, sì. Li ho visti anche sul CAD. E quindi ci hanno invitato a questa serata. Chi l'ha assaltato? Sì, dice che stanno invitando probabilmente tutti, i napoletani. Insomma, praticamente ti faccio vedere un attimo. Che si occupano. Loro erano, erano qua in centrale, tizio, uscendo dalla centrale. Si occupano di diversi settori, di diversa c'erano, roba. C'erano delle auto che li osservavano, li hanno seguiti fino davanti al FIB, però fino a qua, che c'è il parcheggio. Ha detto e appena sono arrivati al parcheggio... Li hanno circondati per provarli a uccidere. Solo che io e F eravamo qua, li abbiamo visti. F ha sparato. Però gira scortato. E io invece ho chiamato supporto. Se si sono comprati un'isola, i soldi li hanno. Ecco, riguardo quello, si sono comprati un'isola, ma è un'azienda, cioè una società, c'è scritto. È una società, sì, sì. Non lo so. Si occupano di vari rami. Io c'ho la bodycam comunque di... Sono tipo dei giardinieri. Ma mica hanno tipo dichiarato l'indipendenza? Da chi? No, in generale, cioè di Caio Perico l'hanno dichiarato completamente loro? Hanno acquistato tutta l'isola da quello che mi ha detto. Tra l'altro tutti vestiti bene. No, ma l'hanno acquistata a livello proprio... Cioè, tipo... È comunque un'isola sotto... No? Cos'è la Colombia? Però, non lo so sotto chi è, sinceramente. Cioè, è come se io mi comprassi un terreno e ci faccio una casa, e quindi è comunque terreno americano, o proprio l'hanno reso indipendente? Esatto, è quello che chiedevo io. Cioè, rimane... Ma allora, Caio Perico non è America. Okay? No, ok, chiama. Però non mi ricordo qual è lo stato che governa su Caio. È stato Ase. No? È proprio Caio Perico. Se hanno comprato completamente Caio Perico, però comunque essere... non sono loro i governanti. Tipo colombiano, Caio Perico. Non lo so. Bisogna capire. Penso che lunedì spiegheranno un po' tutto, anche perché hanno detto che sul bigliettino che mi hanno dato c'erano tutte le informazioni. Va bene, good, massimo 2. C'è soltanto il logo. Io ho messo... Ho aggiunto... Su quel 3, dai, facciamo 3. Profilo su Livebook, vediamo un po'. Capito. No, perché, allora, in caso, cioè... Potremmo stare assistendo alla nascita della prima nazione di una corporazione.
Tu dici un'isola privata a tutti gli effetti. E vabbè, al massimo ci mettono i dinosauri, fanno un Jurassic Park. No, non in quel senso, proprio c'è cioè, una nazione di un'azienda, cioè è una roba strana da spiegare, tipo i mondi distopici, futuristici, Sì. tutta roba Tipo cyberpunk, no? Taiwan. Esatto. Una specie di Taiwan, però Più privata, cioè proprio è 100%. privata completamente, è proprio lo Stato Completamente come privata. Come si privato, chiama? Non sì. me lo ricordo mica. Devo Boh, leggere il fascicolo un vediamo. attimo. Capitalismo al suo massimo, praticamente. Bello il capitalismo. Sì, ci sta. Eh sì, è una cosa che V ci piace molto. viva, viva il capitalismo, cazzo. A me se mi offrono, Non qualcuno c'è mi offre di niente. andare a lavorare lì per una bella discreta somma, belli miei, vi Grande. saluto. Sempre, Sono la sempre. patria del capitalismo è questa. È quella, numero uno. Mia madre, la bandiera. Sempre servita. E sempre la servirò. Ma comunque. La Madonna. Sì. E la Madonna. Vabbè, si può capire Che meglio la questione sì, di tocca. Stato. Capiamo un attimo un po' queste cose qui. E basta. Non so, tanto oggi che giorno è? Sabato? Sì. Tra 2 giorni sapremo un po'. Voi ci siete tra 2 giorni? Cosa c'entra 2 giorni? Sì, ci dovrei essere. La festa. Hai letto il messaggio sul database? C'è la Sì, ma festa mica tra me lo 2 giorni. ricordo. Tra due Allora, giorni e lunedì. loro lunedì offriranno passaggio dall'eliporto qui allo Santos verso Caio Perico. Ok. Ok, e hanno informato tutti i vari dipartimenti. Dice che sono andati dalla polizia, sono andati in ospedale, sono venuti da noi a presentarsi e invitarci lì a Caio Perico. Evidentemente presenteranno, non lo so, un progetto, qualcosa, cioè qualcosa ci diranno. E staremo a vedere. Quindi ora è da escludere anche la possibilità di andare a farci una gita a Caio Perico. Ci vorrà un visto? Ci vorrà un permesso? Beh, se non ci Se vedono non serve diventano. nemmeno il visto. No, Carlotta, non Se possiamo ti vedono, farlo. magari possono spararti a vista. Poi, vabbè, scusa, È un casino. se andiamo lì senza permesso, tipo in servizio, non è No, che tipo lo non. possono prendere come una tentata invasione, È tipo una. Ma dichiarano pare. guerra agli Stati E Uniti, è pare un una casino. Sì, ma dichiarazione li di guerra. distruggiamo se dichiarano guerra agli Stati Uniti. Ho capito, però è uno stato che, cioè, si vede degli Degli agenti invasori. americani Così. Vabbè. sul proprio territorio. Capita. Oddio, Ah, tu dici che lo capita. fa. Cioè, in Cosa è realtà, successo? no, no, non lo so cosa è successo. In realtà, comunque, ci sarebbero un sacco di cazzi con le Nazioni Unite, Ah, no, no, cioè, ma non ci si va neanche col cartellino, cioè, eh? No, niente bodycam, niente infatti. armi, niente armi da lavoro, niente, zero. Andiamo lì, Ma guardiamo un attimo la situazione, conosciamo queste persone qui, anche perché. sono simpatici? Boh, mi hanno offerto 50.000 dollari. Cosa c'entra? Se cacano soldi, mica sono simpatici, magari. Ma a me se c'hai i soldi e me li cacchi addosso, io sono contento, mi stai simpatico, io non li posso accettare, però. Se mi Vabbè, vedono ma a cosa altamente. servono i soldi se non li puoi accettare? Cioè che se lo scopre il governo ci fa un culo tutti quanti. Poi vi trovate di nuovo con Zager. Ecco. No, meglio di no. Vabbè, poi Zager è Inizia. obbligato a fare un altro vice direttore, Ma no? Vi Storm. beccate Storm. Ma Storm è un ottimo agente. Vuoi più bene a Storm che a me? In realtà è più o meno indifferente. Siamo colleghi. Ok. Questa è come la situazione. Vuoi più bene a mamma o papà? E Cosa nessuno vuoi dei dire? due mi hanno abbandonato. Ma come? Ti hanno abbandonato, Te. Eh Carlotta? sì, no, vabbè, non, tua madre non ti ha abbandonato. Tua madre è stata un po' costretta. Tragica storia. Ma a proposito di Come fai tragica a sapere storia, la ma mia storia? Non la so manco io. Io so che sono andati e mi hanno abbandonato. tu mi hai detto che tua mamma è stata ammazzata dal coso lì, Ma quella è la mamma di dall'ammazza madri. Balonso! Cazzo, è vero! Dai, però Collins, un po' di tatto. ma. Scusa, vabbè, non sappiamo che fine. Io ero convinto che fosse tua A proposito di madre. Balonso, abbiamo scoperto qualcosa, eh? A proposito di tragedie, hai notizie di Balonso? Non è una tragedia avere notizie di Balonso. Potrebbe esserlo, e se Ma fosse non è che morto mi sta sarebbe una aspettando dove tragedia. mi aveva detto.
Dove t'ha detto? Dove ti ho detto? E allora io l'ho accompagnato prima che tornasse diverso al CAP 906. Tocca andare a vedere. E andiamo. 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 Io però Chiamata non OS. posso tirare fuori l'aula. Non sono tutti sicuri, chi se ne frega delle sicure, ma chi vuole sparare? Sarebbe bello poter salire lì sopra un giorno. Mi è venuta voglia di guardare Però... Brooklyn Nine-Nine. ma siamo in servizio, non puoi. Vabbè, ho capito, mica Tifa. adesso. No, ho detto che mi è venuta voglia di guardare Brooklyn Nine-Nine. Va bene. E guardiamolo. Adesso. Ma siamo in Tutti servizio, assieme. non possiamo. Ma guardiamolo fuori servizio, quando lo finiamo. Andiamo a casa di Collins. Maratona di C'ho Brooklyn Nine-Nine, tutta il la notte. proiettore. Tutta la Ma io notte? voglio dormire. Coca e no. Madonna Carlotta, tu sei un vecchio però. Sì, Quanti anni infatti, hai? Ho Carlotta, dai. 23 anni. Sei il più Madonna. giovane qui tra di noi. E sei quello che va a letto prima. Infatti, guarda come Però. portate male voi i vostri anni. Ci sarà un motivo se sembra così Insomma. giovane, no? Ma io li porto così male i miei 28 anni? Beh, decisamente. A me la dottoressa con cui esco mi ha detto che sono un bel figo. Ho capito, ma lo fa per... cioè, mi pare... Bello questo tavolo. Eh no, perché non c'ho le ruote, quindi ho detto, vabbè, forse meglio di no. Appena apre l'officina si corre lì, eh. Eh sì, per forza. Io ho tutte E le cose Carlotta, cambiate. qual era il cap? Qua. 906? No, cos'era? Sì, Vabbè. qua. Chiamata di Preso la lavoro. Che chiamata. cazzo? Vai, Vabbè, va bene. Carlotta, quanto veloce. E No, tanto vi va siete bene. avanti, ma che volete, oh? Siamo avanti noi. Pronto, sono l'agente Carlotta, mi dica. Pronto? Sono l'avvocato Francesco Guerregno. Lontano, lontano dalle Mi dica, trombe. avvocato. Ok, vai. Ora, Carlotta, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. A posto. Sento, intanto buon anno, ti vedo da un pochettino. Buon E anno. nemmeno io l'abito avvocato, come sta lei? Sto bene, non mi puedo lamentare. Un po', in realtà un po' addolorante perché mi sono fatto prendo una slogatura alla caviglia, però sto bene. Senta, io chiamavo per una cosa, Carlotta. Sì. Ho ricevuto delle notizie dal mio assistito, il signor Lucas Madovando, e ho pure una denuncia che è venuta a fare insieme a Pearson. Siccome quella denuncia va ad aggiungersi alla richiesta del processo che abbiamo fatto nei confronti della stessa persona che è stata denunciata ieri, avrei bisogno di Sì. capire se posso inserirla Quello è un direttamente nella richiesta pazzo. del processo che ho già fatto al giudice. Ha fatto. Allora. Stava per venire nella nostra corsia con la moto. Avete già E degli elementi? no, sì, allora è un caso un po' particolare. Come abbiamo detto ieri a Pearson, le indagini potrebbero procedere molto a rilento su quel caso. E perché c'è di mezzo anche il governo che sta controllando le varie bodycam per questioni governative loro. Aspetta, ma cos'è la questione di ieri di Uncas? Sì, Collins. No, digli che il responso A me non non può frega arrivare niente, io perché voglio la sapere bodycam risulta. Il file soltanto se della quelle cose bodycam possono si è essere corrotto dentro nel la roba. trasferimento. Un attimo, Perché cosa, io ho avvocato, cercato non può anche il ripetere? processo. Io voglio capire se quelle cose posso utilizzare in tribunale prima o poi, perché ho già Ma qua fatto c'era richiesta per l'altra un sera processo e io. devo capire se devo aggiungerle insieme al giudice. Allora, mi hanno appena detto che la bodycam non è utilizzabile. Perché? Perché il file è corrotto. Cosa vuol dire corrotto? Che è corrotto, non si può aprire. Invece vede che è utilizzabilissimo? Possiamo sgomberare la zona in quel Stranamente contempo? il file è corrotto quando succede sta roba. Comunque. E quanto pare Dai, sì. nel senso. Va bene. Allora va bene. Metterò nella richiesta comunque delle prove questa bodycam che non c'è, perché stranamente il file è corrotto. Sì, va Gracias, bene. muy gentil. Muy gentil, gracias. Arrivederci, avvocato. Che vuole mo l'avvocato E ancora? voleva sapere per la bodycam da mettere nel processo tra le prove.
No, impossibile. Non c'è. l'ho detto che non c'è. Sì, è corrotto perché hanno Ma è la questo il zoomer. punto che ti ha Allora, no, io detto. l'ho lasciato là praticamente all'inizio delle scale. Lui è andato Allora. dritto di qua verso il fondo, dicendo che doveva andare verso ovest e ritornando a prendere il giorno dopo. E il giorno dopo non c'era, e dopo 2 giorni mi ha chiamato che era invece da un'altra parte. E poi è arrivato al funerale in volo. Vabbè, vediamo cosa c'è, dai. Prendiamo le pistole per sicurezza. Non so, ci potrebbero essere altri civili, quindi per No, adesso no. infatti, per il momento Prendo una torcia per sicurezza. Ok, Come non sembrare sospetti. abbiamo dei giubbotti antiproiettili nel film. Secondo te è la torcia che ci rende sospetti? C'hai ragione. Non so, secondo me anche te ti stai sviluppando perché un po' troppo sveglio ultimamente, Carlotta. Addirittura, vabbè, Collins, non mi sembra il caso di insultarlo adesso, No, te lo non ho sai che è insultato, permaloso. no, ma gli ho detto che è sveglio, è un complimento. Ho capito, però significa che prima non era sveglio. No, è ancora più sveglio di prima, non gli ho detto, non ho detto, non mi mettete in bocca cose che non ho detto adesso. Tranquillo. Alonso! Dove va? Alonso! Dove va? Aiuto! Troppo, Carlotta. Eccomi. Ci sono delle scale qui. Dove portano? E secondo me Quelle portano all'acqua là sopra. all'acqua. Eh sì, proprio lì. Tocca controllare. Chi è più basso in grado? Carlotta, vai! Sei tu il più basso in grado, Ma vai. affondo col giubbotto antiproiettile. No, No, non non ti affondo. Non immergere. pensa Con così controlla che tanto, ci sia. poi. Che vado io, va bene. No, spostatevi. Cosa fai? Ah, volevi prenderla in corsa, ma scendi le scale. Rimani aggrappato. Ma perché stai scendendo anche tu? Devo scendere o non devo scendere? No, sta scendendo Collins. Vabbè, Dai, io scendo tira troppo. comunque. No! No. Si è rotto il giubbotto. Niente, c'è un attracco per le barche. Mi si è rovinato il giubbotto. Sei un cretino. Vabbè, Hai senti. visto? Hai visto che non si è affondato? Ok, ma sai che non Riscaldiamolo mi col calore piace. delle nostre Vai. torce. No, ecco, Non mi adesso ho i piace capelli che proprio pesano un qui. sacco. I capelli. Eh Non sì, mi perché piace sono proprio. bagnati. Assorbono un sacco di acqua, Eh sì. scommetto. Immagino. Non mi piace proprio la fonte di luce della torcia. Preferisco molto la torcia della Glock. Però forse è meglio di no. Meglio di no. No, vabbè, ma in generale, comunque. No, perché è più Cosa succede? ampia, è bella. Cos'è? È ampia, però non è, è meno. È più regolare. Non mi piace. Va bene. Comunque, convenite con me che non c'è proprio un cazzo di niente. Sì. Poi è bello questo sincronismo. Visto? Bravi, ma sopra si può andare sopra. E certo. Tocca andarci. Per forza. E magari c'è Valonza. Tu che avete bagnato anche me, come avete schizzato. Io non sono nato in acqua. Carlotta sì, mi ha schizzato un po'. Cazzi tuoi, sei vicino a me. Cazzato? Io solo prendo a botte con la torcia, guarda. No. No, che tanto se lo prendo in testa non gli faccio niente perché c'è i capelli. Dici? Sì. Si rovina anche la torcia che si No. bagna. Provo? Carlotta, avete il permesso di provare? Assolutamente no. Non vuoi che ti rovini? Oggi è incazzato, Carlotta. Va bene, Carlotta, non faccio più scherzi con te. Porca. Bisogna trovare Valonso, altro che scherzi. E poi avete detto che sono sopra le righe. Quindi adesso zitti tutti e si va a lavorare seriamente. Cazzato nero! Saltato un po' Non troppo. credo che prenderò ordini da te, Carlotta. C'è qualcosa che mi dice che non lo farò. Non No, dovrei non ci nemmeno io credo. per reciprocità. No, tu mi sa che devi proprio perché devi. C'è un contratto scritto, credo, da qualche parte. No, comunque, a parte Magari se ne è tutto, portato Zanger. ma non penso. no, a parte tutto, ora seriamente, dobbiamo proporre a Valonso di assumerlo. Eh sì. Digli almeno di chiamarti per venire al FIB e considerare l'offerta. Che Infatti, magari la almeno quello. preferisce.
Magari diamo qualcosa di un'offerta più vantaggiosa rispetto a quelle Un'offerta che non della. potrà rifiutare. Magari lo facciamo lavorare. Cioè, tipo un'ora. No, un'ora è troppo. Cioè, un'ora ogni tipo 2 giorni. E gli diamo tanto. Tanto ce lo possiamo permettere per un po'. Sì, ma Mentre allora. facciamo le indagini, secondo me. Sì, ma rischiamo di finanziare Vero. un po' too much. È vero, non ci avevo E tanto pensato gli hai già anch'io. regalato un'auto, quindi. Però aspetta, mi deve due favori, ha detto. È vero. Però non saresti un pezzo di merda a sfruttare i suoi Il favori. secondo favore è. Fammi il favore di venire a lavorare per noi. Quindi non gli dobbiamo dare troppo perché altrimenti sì, non E se possiamo gli chiediamo il favore di finanziare. fare gli esami del sangue? No, no. No, no, no. Troppo sospetto. Perché dovremmo farglieli fare? Perché non ha i tatuaggi. Ma dite che se lo induciamo a farsi del male a tal punto da finire in ospedale? No, non so se è legale da parte nostra fare una cosa del genere. Dite? Beh, Dicono. scusate, non c'è scritto da nessuna parte che è incapace, perciò non sarebbe neanche circonvenzione di incapace. Naturalmente scherzo, è tutto una burla per testare la prontezza di riflessi dei nostri agenti. Bravi, Tipo avete riflessi. superato il test. Ma io non ho ancora risposto, quindi i miei riflessi sono lenti. E È un po' sì, un pochino. appunto, tu non hai superato il test. Fermati qui alla banca. Mi lasciate Ah, qua solo perché non ho superato il beh. test? Ci ho pensato No, anch'io inizialmente. controlliamo la porta, va. Vai tu, Carlotta. Vai, Vendo. Carlotta. La porta di vetro mi sembra integra. Tutto a posto. Ma ho avuto paura mi chiudessi dentro. Non si chiude la porta qua, secondo voi? Vediamo. Ma sono loro. Bella. Yo, Bella. bro. Chi Bella li fra. prende? Io non l'ho Chi sta presa, vi guidando? lamentate che, se, che la prendo sempre, non l'ho presa. Dav, Vai, la prendo io, ho capito. ci è rimasto No, dentro, cosa ho giusto? fatto? Non l'hai presa? Ok. No, 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 l'ho presa, l'ho Ah, presa. ok. Vice direttore Collins FIB? Salve. Sì. No. Zitto. Non te lo posso dire tutto perché l'ho fatto anch'io prima. E allora parliamone in ufficio, che tanto volevo contattarti, Lionot. Vieni pure su in ufficio, dacci il tempo di arrivare, che siamo costa ovest, altezza più o meno cimitero, stiamo arrivando. Sì, a paletto. Allora ci vediamo su negli uffici direttamente. Borghi, mantieni il controllo, eh. Negli uffici, su al secondo piano. No, ah. Sì, no, aspetta, però tu aspetta, sei trooper? Sì, tu sei. Ci vediamo in centrale sasta, arriviamo. Gire. Ok, No, non va bene, penso che a lo farò posto. ormai. Ciao. Andiamo all'altra autostrada. Andiamo in centrale sasta. Ma basta che giri qua. Ma Ma perché devo girare? Un manovra perché dobbiamo andare ai illecito? saste? Ma poi illecito cosa, che voi fate delle manovre inguardabili con i Guarda, lampeggianti? ma per favore, l'hai detto tu che hai fatto mezza della strada principale in contromano. Ma è arrivato prima lo stipendio, c'è di nuovo l'altro. Ma io mi lamento, però. Mi sento il capo dei paguri in questo momento. Ma che cazzo Piano. fa questo? Non offendere, per piacere. Siamo in Non ho offeso servizio. nessuno, ho detto che cazzo fa questo? Ma stavi per andare avanti se non ti avessi fermato io. Vabbè, il suo parere non Pezzo. rispecchia quello del dipartimento. Hai capito, Borghi? Hai capito, Borghese?
Queste. E un Carlotta comunque quando gli dai corda si sente proprio potente. Sì, lui sì. Che scemo che sono. Vabbè, che fate di bello voi domani sera? Domani se boh, io non so neanche se arrivo vivo a stasera. Che Effettivamente con la gente che vi assalta è problematico, eh. vi assalta, Eh che sì, ci siete. No, assalta. no, siete stati voi a farvi beccare, ve ne hanno sparato me poi. Per colpa vostra. Quindi con la gente che ti spara, a me non mi hanno toccato. Però hanno assaltato te. Magari l'obiettivo eri tu. Non penso, solo che mi si vede molto con i capelli che ho, e quindi anche lontano Guarda, 30 km riescono. ieri c'è una riflessione della luce tale da farti sembrare un cespuglio. Sembrava che i tuoi capelli fossero verdi. Esatto, Tipo quelli del cespuglio di fronte al film, no? Mimetizziamo là. E l'avessi lì. saputo prima, me lo dovevate comunicare in radio. Scusa, avevo le mani alzate. Con delle pistole puntate addosso. Prossima volta mi faccio ammazzare, tranquillo. E Grande tanto poi Carlotta. sparano a me. Dai, ma avevi il giubbotto, ma cosa vuoi? Cosa Ho vuoi che rischiato di succeda? Non morire. aveva poi questo giubbotto, Vabbè, aveva il giubbotto antiproiettile, dai, quello serve anche a non morirci. Si spera. Eh sì, dicono tutti così. E comunque ti sei fatto sparare e sei stato anche un po' inutile. Perché non hai preso in bodycam niente, neanche una targa. E intanto ho chiamato supporto, io che sono stato inutile. Senza di me saremmo tutti morti. Beh, Non oddio. completamente. Guarda, Cioè, mi sembra che mi vorrei dissociare. Mi sembra che comunque Collins e Storm erano integri. Ah, a me me lo puppavano, io non c'avevo nulla. Neanche la bodica, non c'avevo niente, non ero in servizio, perciò. Ma però vorrei far notare che sono l'unico stronzo che Spiega. hanno preso la pistola. Ci sarà un Vero. motivo. Perché Perché Carlotta secondo me non forse l'hanno visto. gli hanno sparato e si sono pure dimenticati di lui, dici? Sì, secondo me sì. Secondo Oppure me hanno perché sentito le incutevo sirene e timore. sono Quando scappati. Ma rimane comunque. anche da svenuto gli facevo paura e avevano il terrore ad avvicinarsi. Ma rimane Insomma. comunque da capire perché è stata fatta una roba del genere. La seconda volta che succede. Come la seconda volta? Eh sì, la prima Ma volta è dato che siamo successo a coinvolti tipo Storm. tutti, Ah, è vero, me lo come ricordo. si procede con il fascicolo? Nulla, può raccogliere testimonianze da parte nostra, il DIS, oppure un altro agente non coinvolto, in questo caso il direttore, ma mi rido Ah, per quello. non. Sì. Perciò, no, vabbè, tanto voi siete stati sentiti dal DIS. No. Quando avranno i risultati anche della scientifica? Purtroppo, cioè, non è che ci siano poi tante prove. Vedremo, insomma. Non tocca a noi. Quanto è grosso questa centrale, madonna. Ma è Bella però giusto. questa, eh. Io non ci sono ancora entrato. Io sì, e non Vabbè, c'hanno i ah, è bagni. vero, Ci perché rendiamo conto era. che non hanno i bagni in questa centrale? Comunque Lo perché non fanno. è idonea per le persone disabili. Vabbè, sì, Ha ma troppe neanche la barriere centrale di architettoniche. polizia lo è. Vabbè, lo fa. Neanche la nostra, se per questo. Vabbè, la Porsche. Ciao. Buonasera. Eccoci, Buonasera. Buonasera. Che Dio vi benedica sempre comunque. Allora. Anche Sì, a te. ricordare che Dio ci benedica. Che Dio benedica te. Che se apri, se non apri il Bennis, io non posso guidare. Mannaggia te. Ma porca puttana, ma io giuro, ascoltami, ascoltami bene, ascoltami bene. Io Incazzato. due ore che non ci sono stato, tutti venuti, mi hanno chiamato 12 volte, ma dove sei, dove sei? Sei indispensabile a questa comunità. Lo Assumi, so, giuro. paga la gente, Non pago un assumi. cazzo, non pago un cazzo, poi non posso comprare macchina, Vabbè, fare... le tasse le Pago compri? su... Le compri, le Le paghi. paghi le tasse. Bravo. Certo, sempre, Vabbè, allora tutto, quello lo dichiaro paghi, dai. tutto. Allora a Va posto. bene, va bene. Allora, ho Paga il bisogno di giusto, allora. parlare con Lionheart. Lionheart, troviamo un posto Sì, dove... vieni. Ciao. Salve. Carlotta, Vabbè, vabbè. dobbiamo Come se non mi andare. volessi più vedere. Senti, io sono educato, saluto sempre. Sì, li avremmo salutati quando c'è. E dai, non mi dare fastidio. Testina.
Remiona. Ma questa è un'offesa, eh? Perché il raviolo è una cosa brutta, secondo te? Ma dipende da chi lo mangia. Ma che ambiente noir, eh? E solo perché c'è le mura scure. Io ti devo dare una notizia. Abbiamo compreso la difficoltà di fare visite con lo psicologo. Ci è stata comunicata un po' che non è facile interagire con lo psicologo, giusto? Abbastanza. Ecco, e ne hai fatte già due. Ok, allora, noi non abbiamo ancora avuto modo di parlare troppo con lo psicologo. Cos'è questo? Avete sentito anche voi? Sì, sì, è Cordaro che fa il cretino giù da basso, sicuro. Ok, tira tipo il padrino, ok. E, allora, facciamo così. Sì, stona tantissimo, Ken. Vieni reintegrato in servizio, però delle condizioni. E la terza visita psicologica comunque la fai. Certo. Ok. E quindi vale sempre, quindi accettiamo il tuo reintegro con riservo. Cosa vuol dire? Che se nel caso in cui il medico riscontrasse qualsiasi tipo di problematica, ci ritroveremo a discutere di nuovo sul tuo reintegro. Poi riavrai il porto d'armi sia per utilizzo, diciamo, civile che per lavoro, naturalmente, sia PDF se ce l'hai, sia il porto d'armi. E tu sei stato degradato o sei ancora nel DIS? No, no, no. Ok, sono, ok. Sì, almeno al momento non mi hanno comunicato nulla. Ok, allora, una raccomandazione. Cerchiamo di non fare troppe cazzate, ok? Nel senso, cerchiamo di mantenere un po' la calma. Allora proprio... capisco che ti sia non abbiamo mancato alcuna la prova e che effettivamente per accusarlo, zero prove. Solo delle denunce. Durato un po' troppo nel tempo. Non è un provvedimento te come persona, ma te come agente. Questo immagino sia stato abbastanza chiaro. Poi, cos'altro? Volevo sapere, volevo avere delle informazioni. Tu hai dichiarato di essere stato minacciato, giusto? Sì. A me sembra sì, che in più occasioni, sia davanti a voi, davanti al giudice, avevo affermato che okay. Ero al corrente di minacce nei miei confronti. Sì, sì. E... ci puoi dire qualcosa di più su queste minacce? Sono state rivolte solo a te? Assolutamente no. Ok. A chi altro, se puoi dircelo? A tutti gli agenti nel momento in cui vengono arrestate determinate persone. E poi è facile vedere che a ogni arresto di determinate persone corrisponde una reazione da un determinato gruppo. Però effettivamente, facendo ora parte del DIS, so che il colonnello vuole che tutte le cose siano autorizzate da lui a essere dette, quindi non vorrei che poi cazzi a me. Ok, ok, va bene, poi nel caso parleremo col colonnello. Sì, sì, magari parlate con lui. Ci serve qualche informazione. No, più che altro perché ci premeva sapere delle minacce nei tuoi confronti, perché effettivamente c'è una cosa piuttosto grave. E non so se questo può creare malumore, se possiamo aiutarvi in qualche modo a risolvere queste situazioni qui. Mettiamola così, quando... Ripeto, quando alcune persone vengono arrestate, agiscono in malo modo, sia appena escono dal Bolingbrook, sia anche durante gli arresti. Che è quello che abbiamo visionato anche in bodycam piuttosto recenti, no, più o non, meno. Non parlo di gente che ti aggredisce, parlo di persone che ti minacciano velatamente. Ok, ok. Ieri sì, abbiamo avuto un colloquio con una persona... E che effettivamente sì, potrei aver capito a chi ti riferisci e anche il tipo di minacce. Cercate di mantenere la calma e di dare il buon esempio. Te ormai sei un membro del comando a tutti gli effetti. Cerca di dare il buon esempio, ok?
Infatti io mi Ripeto, nella aspettavo. bodycam che lei ha menzionato, ha potuto anche notare il fatto che io mi rivolgo a dei colleghi dicendogli e poi dicono a me che devo dare buon esempio per fare queste cose. Quindi, Sì, insomma. ma lì è stato preso un provvedimento e tra l'altro, Io non ne arrivo, te lo stiamo dico giusto per parlando. correttezza, ci ha chiesto Kerr, eravamo in accordo con lui perché stava visionando le bodycam di Gaiola. E perciò, se avessimo dato un tempo più lungo di sospensione, avremmo dato problemi a Kerr. Però non siete stati trattati diversamente. Ok? E sei al Sono molto corrente del scoraggioso. cambio di... Un attimo solo che metto giù. Ok. Sei al corrente del cambio di iter per la richiesta bodycam? Sì, mi hanno Ok. raccontato. Perciò non saremo più diciamo, un grosso fastidio per Però voi in domanda, molti cosa sensi. cambia Dimmi. rispetto a prima? Cambia rispetto a prima che prima noi abbiamo richiesto bodycam anche per controllare l'operato in maniera abbastanza random di alcuni agenti. Arrivo subito. Ok? Specialmente di quelli di cui non sentiamo mai parlare, per esempio l'ultima è stata di Reed, che purtroppo è risultato in fail corrotto, e nulla, volevamo semplicemente accertarci anche di quello, specialmente di quello di cui non siamo messi al corrente dai rapporti emergenza, in particolar modo quello che succede il pomeriggio. Anche perché durante il pomeriggio accadono sempre le cose più interessanti di solito. Sì, ho Diciamo un altro. che la sera si risolvono i conti che si aprono il pomeriggio, mettiamola così. Ok. È un'ultima domanda. Il DIS si sta occupando di fascicoli, giusto? Non lo so, Verranno Franco, non lo so, pubblicati io non ho prima o capito poi? niente. Ti giuro, non. Perché noi raccogliamo Io. informazioni per conto nostro e abbiamo fascicoli aperti che preferiremmo chiudere, però hanno delle informazioni che magari potrebbero essere utili. Ne avevamo già parlato con Rivera. Ecco. Ma anche con me ero presente che voi dicevate delle informazioni che vi possiamo dare per completare i fascicoli. Esatto, se Non lo possono so. servire, Non mi sta piacendo noi sta cosa aspettiamo per sempre la nulla. pubblicazione, più che altro per... E se avete Va bene bisogno di voler aiuti essere nelle indagini, visto che ci collaborativi, siete solo ma tu e così Rivera, stiamo letteralmente basta un colpo di dicendo fate telefono. quello che volete, noi non guarderemo No, più quello nulla. Per esempio, assolutamente. noi ieri abbiamo subito un'aggressione davanti alla aula del FIB. Borghese e Carlotta sono stati atterrati. Sì. Ed è sparita una Glock. Nessuno ha chiesto nulla. Andrebbe messo un attimo anche a verbale che è stata presa una. Ma che pau, ma che sta succedendo? Non arrivo. Vabbè, Sì, ma sì. ok. Ciao, Giovanni. Comunque, niente, a me non piace per niente, però io appunto sono l'ultimo degli stronzi del FIB. Però sì, letteralmente stiamo rinunciando a tutto ciò che stavamo facendo. Perché? Perché ci siamo resi conto che ci veniva incontro. Ecco, Scusate. infatti. Sì? Carlotta. Cosa c'è, Devo Carlotta? chiedere le vodiche adesso? Quale po'? No. Perché? Chi è che Cos'è urlava? successo? Chi è No, che io non ho urla? urlato. Mi sa che è passato qualcuno. Era un tipo nudo che ha cominciato a fare. E tu sei qua? C'è un tipo nudo che circola e non lo vedono arrestare? Vabbè, ma mi sembrava triste. Stava tipo Esce in luogo piangendo. pubblico. Vabbè, ma piangeva. Mi faceva pena, E dovevi Carlotta. almeno andarla a consolare? No, vabbè, non è che me lo faccio buttare al culo perché si voleva, perché dovevo 19. consolarlo, scusami. Invece dovevi stare più attento. Ma guarda No, vabbè, te. scherzo, no, comunque sono stato Sì, io. però evitate che stia Vabbè, facendo la dai. riunione sopra. No, si sono fottuti. Allora, comunque, sì, sto dicendo, c'è l'alto comando dei trooper che ci va contro, e allora rinunciamo a tutto quello che abbiamo fatto. Secondo me non ha senso. Perché? Perché così letteralmente stiamo dicendo, ok, avete ragione voi. Fate quello che vi pare, comportatevi male perché noi, a meno che non veniate denunciati, non controlleremo mai nulla. Oltre al fatto che Decisivo nei tuttora vostri confronti i rapporti perché emergenza non sono visibili nell'ultimo per caso in noi. particolare vi è dovuto intervenire la Corte Suprema. Perciò io lì purtroppo se la Corte Suprema mi dice di prendere un provvedimento più serio, io devo sottostare a quello che mi dicono loro. Assolutamente. Perciò licenziare non vorremmo licenziare, Ma però sei se ci qui? dovessimo trovare Ciao, Gemo. costretti, purtroppo sai che non dipende da noi. Perciò l'unica cosa che ti posso suggerire è cerca di fare il tuo lavoro al meglio e di risparmiare qualche proiettile, magari in situazioni che possono
Spero che il proiettile che risparmierò non sarà indirizzato a qualcuno in particolare e spero che il proiettile che risparmierò non inficerà sulla vita di qualcuno. Spero davvero. Valuta sempre la situazione. Ne parliamo ora che andiamo in macchina di situazione. Onestamente, noi abbiamo visionato la bodycam. L'arma si era estratta ma non era puntata. Capisci bene che durante una rapina è un po'... Voi un avete po' riconosciuto la tipologia di arma che avevano in mano i soggetti? Erano delle Glock. Sì, delle Glock, assolutamente. Caso di Gaiola, no, Gaiola, allora... Probabilmente allora. Mi è andato di sfiga che essendo un destrozzo... Lo so, Flo, io però non lo so nemmeno cosa sta succedendo realmente. La prima che parte in occasioni di... Non lo so nemmeno io cosa sta succedendo realmente, non so soltanto che è successo qualcosa con lo staff e dopo quella cosa là sono cambiati tutti i protocolli. Hanno detto è un'arma non letale, perciò... Comunque non è stato messo in pericolo e purtroppo a parte questo Gaiola sono stato allo stesso modo, ora non conosco bene i fatti ma uno è stato declarato così e è uno ancora lì. Ciao Minici Class, allora Gaiola ha fatto un po' di cazzate, infatti io vi ripeto tante cacate e la degradazione non è stata scelta da noi. Noi del FIB abbiamo solo dato una sospensione di 2 giorni. Volevamo darla un pelo più sostenuto di più. Ogni volta è intervenuto il vice capitano e ha detto: lo voglio degradare per quello che ha fatto. Parlato, quindi, se bilanciamo le cose, io degrado, voi magari riducete la sospensione. Sì. Da me non c'è mai questo, da quanto ho capito, quello che è successo. Perfetto. Ma allora basta soltanto questo qui, così non ti abbiamo neanche fatto spostare. Tanto immagino tu abbia tutto qui, o devi andare a prendere su a downtown. Credo, non lo so. Sì, no, credo che ci abbia tutto qua nella macchina. Adesso non lo so, devo controllare. Boh, vabbè, dai, vedi tu, così noi lasciamo anche libero l'ufficio, ce ne andiamo. Sì. Per qualsiasi cosa, se hai bisogno te o... No, il giudice era stato, è intervenuto sul caso Lionheart, mi pare. Io non c'ero quando sono successe tutte queste cose, io so da voci, barra rapporti che ci sono nel Discord. So che il giudice ha detto a Lionheart di fare le interviste allo psicologo. Perché? Questo sicuro. Probabilmente ho preso io. Ma l'ultima volta mi ricordo che, cioè, per Storm anche il giudice doveva dire qualcosa sui certificati e tutto. Perché quanto. Storm aveva ricevuto una roba, c'era processo. Qua non c'è processo. Ah, ok. Ma non è stato richiesto niente, perciò okay. se volevano richiedere un processo nei... Dove cazzo si esce qua? Di qua. Un processo che cazzo si esce? Di Lionheart, che conosce la... 2 settimane di tempo per poterlo fare. A noi non è stato comunicato niente, perciò il provvedimento era nostro, rimane così. Ma era soltanto una... No. Io il giudice, tu, io sono nulla. Tu sei qualcosa dal giudice? No. Ecco. Perciò, purtroppo non possiamo far nulla. Va bene così. Ciao, arrivederci, buon lavoro. E allora, chiamato Castiglia. Vai avanti, là, capito? Non volevo. No, vabbè, vai, tranquillo. Comunque, stavo dicendo, comunque. Aspetta un attimo, mi ha chiamato Castiglia, ha detto che ti devono parlare Rivera e il colonnello. Non so riguardo a cosa. E penso per il DIS. Se c'eri tu disponibile. Ok, ma mi ha chiamato 253-4596. 253-4596, aspetta. Chiamo, perché Rivera dovrebbe avercela segnata. Aspetta, dovrebbe essere Castiglia. 253-4596, sì, è Castiglia. Sì, Castiglia, ok. Comunque, io ho una domanda. Ma i rapporti emergenza, perché non ce li vogliono più far vedere? Perché tuttora non sono visibili. Cioè, noi siamo andati alla Corte Suprema, li abbiamo... Io li vedo. Non è vero. Aspetta, adesso controllo. Non è perché sei alto comando? Vabbè, adesso arriviamo in sede essere, e poi vedo se li vedo anch'io. Noi agenti non li vediamo. E niente.
Comunque sì, speravo che facessimo qualcosa di più come FIB, dal lato cattivo, diciamo, dal lato punizioni, invece ci stiamo un po' smollando. Un attimo che controllo sul database questa roba qui dei rapporti. E niente. No, ora di nuovo non li vedo né più io. Vabbè, poi... Vabbè, adesso glielo chiediamo. Ne parlo al colonnello, se deve venire. Sì, 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 sì. Globo, non lo so. Non lo so, io mi stavo... Adesso non c'è manco Derek. Probabilmente ci dirà, vabbè, finché non ce li chiedete non li mostriamo. Non c'è manco Derek per fare la lore con lui. Questo è quello che ci dirà lui. Però sì. Non abbiamo tantissimo perché... No, più allora, che altro... No, ti vediamo almeno, se non vuole darlo alla gente, perché, boh, vabbè, capisco. Posso capire anche qualsiasi scusa... Però cazzo, almeno non rendermi completamente cieco dei rapporti emergenza. Ma anche perché... quello che succede in città. Allora hanno detto che... Allora l'ha detto la Corte Suprema. Noi siamo andati alla Corte Suprema e la Corte Suprema ha detto che li avrebbe contattati per dirgli di darci tutti l'accesso a qualsiasi dato. O se hanno sbagliato ridandoci l'accesso e non hanno rimosso che noi possiamo vedere la cronologia. E non lo so. Può essere. Il problema è che se non glielo... Ragazzi, però mi sa che se non glielo diciamo non lo scoprono. Appunto, quindi glielo diciamo comunque. Vabbè, allora, stavo dicendo. Vabbè, magari oltre a quello che sta succedendo con Balonzo, che mi piace molto indagarci, qui al FIB adesso avevamo un sacco di materiale. Perché la parte di Reed, vabbè, abbiamo voluto fare così. E Babangu, facciamo così, ok. Non indaghiamo minimamente sul fatto che la bodycam prima c'era e poi è scomparsa, non facciamo nulla, ok. Quindi stiamo andando che già ci aspetta. Non indaghiamo sul fatto che abbiamo quattro denunce, no, tre denunce mi pare, sul fatto che Lionheart fosse presente sulla scena e non abbiamo fatto comunque nulla. Abbiamo dei testimoni oculari della bodycam, sì, che hanno visto la bodycam, hanno visto Lionheart nella bodycam, sì, e noi sì, non sì, possiamo vedere la bodycam. Stiamo annullando tutto ciò. Stiamo arrivando per diventare più docili, non lo so. Volete, non ci vediamo al piano di sopra. Era finalmente il momento in cui stavamo indagando su un sacco di roba. Sì, sì, sì. E l'abbiamo annullato tutto le indagini. Ok, va bene, perfetto. Grazie, niente, figurati. Ciao. No, infatti. Ragazzi, ho voglia di sparare petardi. Così a caso. Eravamo considerati docili perché allora, prima è la seconda volta oggi che mi sento l'odore di petardi esplosi nelle narici. Ma perché? Non lo so perché, non lo so. Non vi capita mai di sentire odori strani nelle narici, tipo fiori? Sì. Io sento l'odore di petardi esplosi. Comunque, non... Niente, ah sì, ecco. Prima col vice direttore, il direttore aveva detto chiaramente che lui non voleva... Cos'è? Ti lavi le palle ogni tanto, cioè quando di quanto ti lavi le palle? Ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Senti? Allora, stiamo parlando di odori. Dai, dici... Io mi stavo asciugando i capelli adesso. Ma le palle, al non sole. I capelli. E certo, canzoni. Aspettiamo, vabbè, tanto devono arrivare loro. Ma non sono già saliti. Al garage. Detto salite, tu gli hai detto. Infatti, ci sono detto di salire. Oh, vabbè, sentite, Si è capito, io ma siamo con delle responsabilità. Ma se li aspettiamo qua fuori, gli hai detto di salire, loro evidentemente saliranno. Effettivamente. Io penso che passi positivo. Finché sono vivo, dovresti dirlo tu. Io penso positivo finché sono vivo e finché sono vivo. Allora, stavo dicendo. Positivo finché sono vivo. Ciao Misaki. Che prima c'è il direttore che aveva detto: no, ma noi non vogliamo. Cioè, sotto di me il FIB non sarà per punire, ma più che altro per collaborare. E va bene. Questo da che viene che va. E va bene. Adesso il direttore probabilmente non ci sarà più. Non so da quanto sto capendo, probabilmente verrà messo Collins direttore. E con Collins speravo che diventasse un attimo più pugno di ferro. Non dico di cazziare qualsiasi cosa, ma un caso come quello di ieri, secondo me, non potevamo lasciarlo passare così, inosservato. E invece niente. Centro, mi sento importante. Non lo sei, non ti preoccupare. Lo licenzi, per favore. No.
ha detto una cosa buona e giusta. Mio che è successo figlio... ieri? Niente, che un avvocato ha visto una bodycam. Ti pesto di botte. Collins, mi ha appena minacciato. Questo è mobbing, t'ho sentito. Mi ha minacciato. T'ho sentito. Non è vero. Io ti denuncio. No. Ti ho in bodycam. Anch'io ce l'ho in bodycam. Vabbè, io mi metto qua. Aspetta. No, no, mi metto io allora... qui. Mi metto io qui. È mia. Allora. Mia. Sono sudata. In quale bodycam devo guardare? Ah no, in quella di Collins, perché è la sua che mi potrebbe fare licenziare. Ovviamente quello che ho detto a Carlotta... Ma... guarda che che infame che è. Che infame. Te casca. Dai, guarda la ragazza bodica, di Gats. Sì. Vabbè, dicevo, la ragazza di Cazzi. No, di Gats. Il trono di Cazzi. Oh. Vabbè, dicevo, no, allora, allora adesso vi spiego. Allora, ieri sera c'è stata, per chi non lo sapesse, una denuncia. Era uno scherzo. Io prendo distanze. Ma non potevi prendere le distanze come ho fatto io con la sedia a rotelle, mi dispiace. C'è stata una denuncia. Vabbè, faccio così, vado un attimo in bagno. Arrima. Faccio così, io... vado un attimo in bagno e vi spiego distanze. Che è successo. Allora, allora. Perché io non ci sono stato le altre sere, praticamente. C'è stata una sparatoria di pomeriggio, mentre non c'eravamo, e c'è stata fatta denuncia da due persone, un agente e il criminale che è stato sparato, che dicevano che nella sparatoria era presente anche un civile che era Lionheart, che era accompagnato, diciamo, la gente. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto le bodycam di Reed, che era la gente con Lionheart, e all'inizio si è messo in mezzo l'alto comando dicendo che non ce le doveva dare. Poi dopo si è messo in mezzo, non mi ricordo, ah sì, avevano parlato della Corte Suprema, allora noi siamo andati a colloquio con la Corte Suprema, abbiamo chiesto se potevamo prendere la bodycam, loro hanno detto di sì, chiediamo la bodycam, il file è corrotto. E noi, allora ti prendere il richiamo per la mancanza di bodycam, ma poi abbiamo saputo che la bodycam c'era, perché l'avvocato l'aveva vista. E l'alto comando va detto alla gente di non darci la bodycam, meno che non avessimo una denuncia. Noi facciamo la denuncia, li facciamo. Sì, c'è la denuncia. Di chi? Non glielo possiamo dire. E lui fa. Allora, finché non Carlo si chiarirà la situazione... non ti permettere di fischiarmi e chiamarmi, hai capito? Lo sapevo che si sarebbe incazzato. Avevi visto come si è incazzato male? Non ti permettere di fischiarmi e chiamarmi. Carlotta, avvicinati. Non abbiamo fatto nulla perché hanno annullato la cosa. Perché c'è di mezzo lo staff, da quanto ho capito. Quindi non possiamo fare nulla. Che vuoi? Allora, quando. Però, rispondi bene. No, perché poi sono io sopra le righe. Ma Carlotta, ma questo è coglione. Dono per un funerale. Ma finché siamo in ufficio, possiamo fare i coglioni. È in pubblico che non possiamo farlo. Ma io poi non ho fatto nulla al funerale. Ma Carlotta, vabbè, va cagare. Carlotta, mi ha detto che non andate a cagare. No, lo staff, non lo so. Ho chiesto il permesso. No, no, va bene, scusa. Ci ho dovuto pensare, però. Scusa. Esatto, senza, non possiamo vedere i body cam rapporto di urgenza. E adesso non possiamo più manco chiedere le bodycam. Sì, ma sì, che sì. Faccio? Quanti futuri hai visto, Carlotta? 33. Come gli anni di Cristo. E in quanti tu... No, come gli anni di Cristo. Scusa. E in quanti di questi futuri tu non venivi licenziato? 32. Ah, quindi c'era solo una risposta che poteva portarti al licenziamento. Sì, era prendere il caffè e lanciarlo addosso a Collins. Va bene. E quello là mi avrebbe decisamente fatto licenziare. Collins, confermi? Non confermo e non smentisco. Ah, vabbè, ci lascerà nel dubbio. Il tuo futuro è incerto. Mi sa che praticamente... Un attimo, Dove vai? Ti devo dire una cosa ancora. Praticamente, alto comando... i trooper stanno remando contro il FIB adesso. Alto comando ci ha oscurato i rapporti emergenza. No, appunto, ce li ha nascosti dicendo che avevano parlato con la Corte Suprema. Ah, vabbè, lo e so. Noi, avendo messo in mezzo la Corte Suprema, noi che potevamo dire? Niente. Allora abbiamo detto, aspettate qua, noi andiamo a chiamare la Corte Suprema. Cioè abbiamo parlato e fanno, no, ve li devo far vedere tutto. Carlotta, devi puntare sull'amicizia. Dopo. Buonasera. 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 Grazie di averci ricevuto, insomma. No, vabbè, è dovere, sono qui apposta. Lo so. Ci pagano. Anello, buonasera. Mini urgenza, buonasera. Sì, a mio avviso e parere. Ok.
Circa. Allora, non so se siete a conoscenza, ma ieri è stato rapito il nostro agente. No, ma anche a noi non dovrebbe durare molto. È stato ritrovato in terapia intensiva. È solo che non stanno facendo, non mi fanno fare nulla. Dico, andiamo a parlare con l'alto comando? No, lo facciamo dopo. Oggi ho fatto un interrogatorio a Gaiola, comunque, per prendere la sua deposizione. Esatto, deve. Mentre ci hanno detto non ce le nuvole, faremo vedere. Io faccio, scusate, ma noi abbiamo il diritto di accesso a tutte le informazioni. Sono stati fatti, gli sono stati chiesti. Mi sa che io sono il più basso in grado, non posso fare nulla, nessuno mi ascolta. Gli sono stati detti, anzi, che Bazaran e Wojciechowski sono agenti corrotti, che hanno rapporti con Uncas. Io vi riporto quello che mi è stato detto, sia chiaro, non è la mia opinione personale. Quindi che Bazaran e Wojciechowski sono corrotti, che parlano con Uncas o comunque hanno rapporti con Uncas and Company. Gli è stato chiesto perché avesse tirato un pugno a Lionheart o comunque gli si voleva far firmare una dichiarazione in un foglietto in cui è stato lo stesso con noi che, chiedeva scusa. Aspetta, adesso non parliamo. E gli è stato chiesto perché fornisce droga, se ha mai fatto uscire droga dalla cassa della polizia, perché fornisce armi, se mai fornito armi, a il gruppo di Uncas Pearson and Company. Ok. Quindi so che voi vi occupate voi delle indagini interne a livello di, insomma, tutto ciò che riguarda gli agenti, e mi sembrava giusto riferirvi ciò che mi era stato detto in quell'interrogatorio. Ok, allora, non abbiamo ancora nessun dato certo, ma questo probabilmente interesserà molto al colonnello. E mi è venuto un agente che per il momento richiede di essere anonimo, è venuto a segnalarci. Ha parlato anche con me. Ha parlato anche con lei, ok. Sì. E insomma, dice di avere un informatore che per il momento vuole rimanere segreto, che a quanto pare sarebbe in grado di fornire la prova che in realtà Bazaran è obbligata a essere, insomma, un agente da Wojciechowski, e che in realtà Wojciechowski la picchia, abusa di lei fisicamente picchiandola, e per questo spesso vengono ritrovati in ospedale con ferite, insomma, contusioni varie. Ora, noi purtroppo, quello che ci è stato fornito è stato un SMS mandato da Bazaran a questo informatore, che in realtà non costituisce alcun tipo di prova effettiva, perché, punto primo, potrebbe essere un SMS benissimo contraffatto. E chiunque potrebbe scrivere un messaggio di quel tipo lì, se c'è scritto qualcosa. Non si evince, niente, secondo noi, alcuna prova poi effettiva. È un sospetto, ma non costituisce alcun tipo di prova. E non, cioè, per noi al momento sembra abbastanza irrilevante la questione, non avendo prove certe, anche se la gente ha detto che il suo informatore presto potrebbe fornire prove più certe. Ma noi, senza un'immagine che ritrae i due o un video che ritrae i due, insomma, in atteggiamenti sospetti, ci possiamo fare ben poco. In più, da quello che ci è stato riferito, sono in congedo in ferie, presumo, fino al 12. Perciò, ecco, la cosa è arrivata anche al nostro orecchio, però non abbiamo verbalizzato nulla, scritto. C'è questo sospetto qui, non so se poi voi internamente avete qualche altro tipo, insomma, di informazioni che potrebbero, insomma, trovare se concretezza. Posso... Allora, concretezza, almeno per quel che mi riguarda, no. Ma Bazaran è venuto al lavoro con il viso completamente livido? Sì. Rivera in 10-3? Scusatemi. Completamente livido, al che mi sono preoccupata, gli ho chiesto cosa fosse successo. La sua risposta è stata: sono inciampata mentre facevo la colazione contro il lavandino.
Poi dopo mi sono rialzata e mi è caduta una scopa in faccia. Cioè, può succedere. Il problema è che aveva il viso ricoperto da lividi. Ripeto, e dopo la scopa in faccia, cercando di sistemare le cose, mi è caduta una pentola da sopra in testa. Si possono, non lo so, farsi venire un dubbio. Questa è la storia vera. Certo. Tenere sì, l'orecchio teso, ecco, signore, ecco giusto. No, assolutamente. L'attenzione ce l'ha. Comunque la cosa di coppia. Il problema è che purtroppo sapete bene che noi senza denuncia il nostro potere è limitato. Ma in generale, se lei non denuncia, ci si può fare ben poco. Naturalmente, se non vengono colti in flagranza di reato, in quel caso lì comunque costituisce reato di percosse, immagino. Sì. Perciò vengono, parlando in termini spicci, o Wojciechowski viene visto picchiare Bazaran o viceversa, oppure non, purtroppo non si può far nulla, però teniamo tutti l'orecchio teso e gli occhi aperti. Poi voi li conoscete più di noi senz'altro, perché io sinceramente Wojciechowski ci avrò parlato un paio di volte, con Bazaran forse una, e mi sono sembrati dei tipi abbastanza normali. Allora, è tutto sul filo del rasoio, perché quando si parla con loro spesso scherzano sul fatto che usano il manganello, ma è... come glielo spiega, molto bonario, sì, il loro modo, sì, quindi sì. Non ci pensi mai che sia serio ciò che dicono. E invece. Quindi sì, qualche battuta c'è stata, ma da lì a dirle effettivamente, l'hanno usato, non so, anche perché io conosco Bazaran, ci sono uscita un paio di volte fuori servizio, ma non è una persona che si espone molto. Sicuramente è una persona che tiene il rapporto con Wojciechowski, e ho notato, se posso permettermi, sì, una certa insicurezza da parte sua nei confronti di lui in quello che fa, cioè come se lei potesse o non potesse fare qualcosa. Esempio, le spiego la situazione. Sì. Una sera siamo uscite, era vestita molto larga, felpone, pantaloni molto larghi, al che siamo fuori servizio, signori, ogni tanto ci piacerebbe vestirci anche un po' bene, siamo certo, ragazze, insomma. Gli dico, Bazaran, perché non ti cambi, ti metti qualcosa di un po' più stretto, carino, un maglioncino, una sciarpina, un jeans? E lei è rimasta un po' sulle sue, mi ha detto, ma... sono brutta, ha questa insicurezza di fondo, e allo stesso modo non ho capito è come questo se cosa c'entra col sempre resto. L'approvazione di Wojciechowski, ma questo non c'è, un loro modo di vivere il loro rapporto, che non discuto, perché ognuno vive le proprie relazioni extra lavoro come vuole. Certo. Però è capitato anche che Sofia, la sorella di Bazaran, scherzando gli dice, se vieni a fare avevano una serata, penso, con delle spogliarelliste, con delle sì, ragazze. Cosa c'è stato Bazaran, per questo dire sì. Mi fa, vabbè, allora mi vesto bene anch'io, cioè un vestitino un po' più corto, un po' più carino. E Wojciechowski ha avuto una reazione molto tirata, del tipo molto gelosa. E lei subito ha ritratto un po' il discorso, come se effettivamente il fatto che lui dicesse no volesse dire no, non lo puoi fare, punto. Ok. Molto, però, molto rigido, molto fermo. Sì, però ripeto, okay, ognuno vive i propri rapporti fuori dal lavoro diversamente, quindi non so nessuno per giudicare. Vi dico solo ciò che ho visto. Sì. Questo è il massimo, sinceramente non li ho mai visti avere. Ma il colonnello che ci fa qua? Strani tra di loro, almeno sul lavoro. Esatto. Fuori, a parte una bevuta al vanilla, non è che... Noi abbiamo solo detto, ma lo sapete di questa cosa? Sì, sono messo bene della relazione totale. Poi
in pattuglia sono spesso insieme. Sì. Perciò anche lì, diciamo, l'interazione con il resto del dipartimento viene un po' a mancare. Però è la prima volta che sento parlare di loro in questi termini. Mi viene un po' sentirà di più. Mi viene da pensare tante cose. Onestamente, ho valutato anche la pista della gelosia da parte di qualcuno che vuole magari far passare Wojciechowski per qualcuno. La cravatta arancione, tanta roba. Non fa del male. Sono a valutare un po' tutte le opzioni, secondo me. Sì, perché hanno un rapporto molto stretto, quindi sì. Si può interpretare in tanti modi. Ripeto, o come dice lei, qualcuno molto geloso che cerca comunque di mettere in cattiva luce, ecco, questo loro rapporto molto molto... Cioè, allora, noi avevamo appunto già il fascicolo morboso, aperto sulla relazione fino a un certo punto Wojciechowski-Bazaran. Ma questo qua è partito da... Tenere le orecchie aperte. Lei dicono che quei due sono corrotti. Se effettivamente ci sono prove più concrete in quel punto. E il fatto che abbiano chiesto di Wojciechowski e Bazaran a Gaiola, questo è un altro punto interrogativo. Io ho preferito dirvelo perché comunque, ripeto, per quanto riguarda le agenzie, ne occupate voi, quindi... Sono tutte parole dette e rimangono parole dette, appunto. Non ho prove, non ho niente che possa avvalorare ciò che mi è stato detto. Ah sì, ripeto. Non dov'è so Balonzo quando serve? Io non te la volevo indagare su di lui. Però, c'è una gente che chiede di rimanere... Vuoi dentro il gruppo di Wanda oppure so Bane? Potrebbe voi, essere, non lo so. Nello, e a questo punto credo altri membri dell'alto comando. Non so chi per tutto. Solo il capitano. Non so, è un'informazione probabilmente attendibile come probabilmente no. Navighiamo ancora sul 50% per entrambe. L'unica cosa che posso consigliare è dal 12, da quando ritorneranno operativi, ecco, stateci più attenti. Non so se si può provare a mandarli in pattuglia con persone diverse. Sì, ma ci vanno, nel senso, più un paio di volte Bazar è venuto anche in pattuglia con me, non c'è mai stato niente di particolare. Quando li si separa, ecco, i toni si accendono abbastanza. Cioè? Ma perché non ci hai detto prima sta cosa? Non ripetere ciò che si dicono, però qualche insulto parte, ma proprio di gelosia, la base è quella. Cioè, lei però... è... perennemente paranoica che lui possa tradirlo e allo stesso modo lui è paranoica che lei possa tradirlo. Ok. Quindi sì. Non so, probabilmente hanno solo un rapporto morboso e onestamente liti domestiche sono l'ordine del giorno in tutto il mondo. E, lo so, è brutto da dire, però purtroppo se lei non denuncia... E non è possibile aiutarla. Sinceramente, non credo. Se è, non lo farà mai. Non credo lo farà mai. Esatto. Se vivono il rapporto così, no. Mm-mm. Però giustamente, immagino che come persone informate dei fatti, se si dovesse iniziare ad avere qualche prova certa dell'accaduto, credo che comunque sia qualcosa. Che si possa denunciare, però è una situazione da prendere molto con le pinze. Sì, siamo proprio al filo del boh. Sì, cioè, perché del tutto e niente. Capite bene che anche volendo chiedere un mandato al giudice per visionare le cartelle di entrambi, cioè, quale motivazione diamo al giudice? Un sospetto di una voce che gira da rapitori di un agente e da una persona che non si vuol fare riconoscere. No, non sembra avrebbe fondo, poco. Non darebbe mai niente. Per quanto il mio rapporto con il giudice sia, insomma, abbastanza stretto, non credo a consentirebbe, sinceramente. Esatto, io voglio parlare anche di questi. Si può dire tutti, che rimanga solo il colonnello. Dobbiamo parlare con lui. Con l'attenzione alta quando tornano. Vediamo innanzitutto quando tornano, come tornano. Sì. Ma sì, allora io ve lo dico, secondo me non se ne parla adesso, dobbiamo richiamare dopo il colonnello. Via completamente dalla città? Sì. Sono proprio via.
sì, sì. Vediamo innanzitutto come tornano entrambi. Perché se la violenza verbale parte da entrambi, può essere che magari Bazaran abbia dei segni visibili e Wojciechowski non li abbia. Quindi siano entrambi vittime carnefice. E possiamo valutare anche questa cosa qui. In quel caso si potrebbe richiedere una perizia psicologica per entrambi, però con dei dati certi. Si può fare tutto, ma... Scrivo. Ripeto, con dei dati certi, perché a loro volta possono denunciarci per invadere la propria privacy, la propria intimità, e lì gli avvocati con queste case qui ci fanno i soldi. Certo, ovviamente. Non so, voi ragazzi avete qualcosa da dire? No, personalmente nulla. No, su questa questione no. Nulla? Ok, approfitto che c'è il colonnello, ecco. E non so se ha già ricevuto notizia da Lionheart. Sì, sì, ho già parlato di questo. Ok, noi abbiamo ritenuto, dato che lo psicologo, la sua presenza è un po' altalenante, direi integrarlo con riserva, almeno su quel lato lì. Ok. E nulla, basta. Poi volevo chiedere un'informazione. La Corte Suprema ha detto che per quanto riguarda rapporti emergenza, insomma, dati delle forze dell'ordine, ci deve essere dato l'accesso a tutto. Però mi facevano notare che non vediamo i rapporti emergenza. Come no? Li hanno ridati. Cioè, vediamo la sezione, ma non è possibile visionare la cronologia, quindi se poi ci date i permessi. Fare. Giusto, lo dico Buckley, visto che abbiamo cambiato la modalità, giusto per renderci conto di quello che succede in città. Sì, sì, no, giusto questo. Boh, no, tempo, perché abbiamo cambiato modalità? Scusa, stranotito, ma voi non l'avete sentito perché sono super silenzioso. Okay. Un attimo. Forse potrei... Siete tutti segnati come agenti voi? Sì. Sì, agente sicuramente. Inviare. Ah, ma io sono un cretino. Aspetta. Ma voglio subito. E dai, sto guardando di là se mi tornano, ma controllo di nuovo. Vediamo un po'. Adesso li vedete tutti. Teoricamente. Io non vedo niente. Controllo. Devo chiudere Discord e riaprirlo. Discord un po' freddino, sì, confermo accesso alla cronologia. Ok, a posto. Ok, a posto, giusto per non essere ciechi. Poi mi ha messo un altro permesso, vi facevo vedere il canale ma non la cronologia. Ok, a posto. Ho capito fatto bene. Posso così, per me può no, se non c'è altro... No, signori, solo questo. Ok, a posto. E rimaniamo qui in attesa di aggiornamenti, se ce ne sono. Certo. Non so. Io nutro dei sospetti per quanto riguarda l'informatore, però rimane un mio sospetto. Vedremo. Dovessero arrivare prove certe, insomma. Poi certo, assolutamente. Ci muoviamo solo con prove certe. Ma lo stesso voto. Poi voi siete liberi di operare come preferite, No, okay. Anche noi. Scusatemi. Vabbè, andiamo. Ti richiamo tra un attimo. Sì, ti richiamo tra un attimo. Dobbiamo proprio... Guardate, allora, io lo dico chiaramente. Sì. Non sono per nulla soddisfatto gli ultimi giorni a livello di come stiamo gestendo la questione. Perché? Perché dovremmo essere noi superiori a loro, non noi quelli che... Ma vi va bene se facciamo così? No! Se non vi va bene, ve lo fate andare bene, perché noi siamo i federali e voi no.
Perché non me l'ha detto ieri sera? Ulteriormente, ma no, li... mo ci parlo io qualcosa. Va bene, adesso arrivo, dai. Ci vediamo lì. No, ciao. Tecnicamente siamo superiori, Ken. Va bene, signori, scusatemi. Abbiamo chiesto al giudice e noi come federali siamo superiori a loro. Buona serata. Grazie, anche a voi. Buona cioè, almeno così ci ha detto il giudice. Però la questione rimane la stessa, che loro ci mancano sempre di rispetto. Avevo immaginato fosse una dimensione. Ma immaginavo. Ok, a posto. Poi, si hanno notizie di Valaquenta? No, non mi ha risposto Vanons. Nulla. Non è che è morto anche il finto Vanons? Oddio, non immagino, spero di no. Dobbiamo capire chi è JD. Con quella ragazza Sam, invece? Eh sì, cosa è? Andiamo al... Ah, giusto, le devo chiedere una cosa. Sì, andiamo al Bennis. Va bene, io devo parlare con Sam. Sì, va bene. Almeno... Allora, qual è la cosa che mi è venuta in mente, amici? Che Sam magari ha il vero numero di Valons, cioè del Valons di adesso. Quello, cioè, il Valons non risponde a noi. Ma magari a lei sì, perché lei non conosceva il vecchio Valons. Potrebbe essere, potrebbe anche non essere in realtà, e non dà il numero a nessuno. Però a me non lo dà magari perché sa col cesso al CAD. Vediamo un po'. Hanno parcheggiato la macchina dentro il garage? Non mi rispondi. Niente, neanche lei. No. Magari hanno ucciso entrambi. O magari... Penso. Stanno facendo infatti loro, non lo so. Anche. Ah, dici che hanno una relazione? No, non credo che quella ragazza lì sopporti poi tanto anche te, in realtà. No, l'altro giorno mi ha chiesto se volevo farmi un giro. Ah, ok. Sì, sì. Allora mi sa che a te ti sopporta particolarmente. A Valaquenta non lo sopporta, sono sicuro. Allora, tu devi cambiare qualcosa? No, io ho già fatto tutto. Ah, a posto. Allora prendo anche il mio tavolo. E se volevo uccidermi? Se volevo ucciderti, chissà perché non l'ha fatto ancora. Lasciami scendere. Sto scherzando, madonna mia. Qua nessuno mi rispetta dentro il film, solo perché sono il più basso in grado. Carlotta, ma non è vero, ma scherziamo. Sì, scherziamo. Tu te la prendi troppo, sai perché? Perché hai preso troppo seriamente quella cazziata che c'è. No, no, troppo seriamente. Avete detto chiaramente che Valons è una brutta compagnia, che io sono sopra le righe, e poi voi fate gli scemi più di me. Perché non cazziate tutti quanti e cazziate solo me? Carlotta, ma ti abbiamo detto apertamente che gli scemi li possiamo fare quando siamo tra di noi. E chi c'era di più oltre noi? Quando? Al funerale? E poi io cosa fai? Io non ho fatto nulla al funerale. Ma Carlotta, dai, madonna mia. Stai facendo il cretino, ho aperto una portiera per sbaglio. Tra... Ecco. Che sto facendo? East. C'è pieno di macchine, ma ci siamo solo noi. Non lo so. Col Ferrari? Devo fare la demo già giù. No, chi è? Ah, è cosa di André. Ah, ok. Non lo conosco. Buonasera. Buonasera. Ha risposto? Io non l'ho sentito. Ah, ok, non l'ho sentito io. Ma no, voglio anch'io pistacchi. Ma chi sa fare, sa capire. E dove sta? Ma che cazzo il proverbio è? Non è un proverbio, è la vita. È lì sopra. È lì. Ah, eccolo. Wow. Buonasera. Buonasera. Dobbiamo rimuovere le gomme... Le gomme da neve con quelle da strada. Ok. Ma non saranno un po' troppo alti questi sub? No, sono perfetti. Ah,
aspetti, siamo quasi dei monster fuck. Fatto, signor comandante. Grazie. In realtà è il vice direttore. Sono 1500. Sì, il vice direttore. Quello di Borgheresi, faccio 3000. Conto numero? Ok, 5584. 5584, Collin, scrivono in chat così poi facciamo. Dove andiamo di bello? No, ho pagato la tua, pago io, Borgheresi. Ci vediamo fuori. Ok. E dove andiamo? Non lo so, dove vuoi andare? Io non lo so. Non lo so. 5584. Ricordatelo, eh. No, sì. Questo IBAN 5584. 5584. Devo mandare 3000 dollari. 5584. T. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. E questo me lo sono dimenticato. 5584, aspetta qua. Niente, possibile. Dobbiamo stare sempre allerta, sennò ci assaltano di nuovo. Controlla la porta del cavo qui, dai. Coperto malissimo. Non mi sembra stia arrivando nessuno. Ok. Andiamo. Vedi perché ti hanno assaltato? Perché c'è 20 anni a fare 2 metri. E banca piazza centrale. Dove andiamo? E non lo so, io sono alla sede di nuovo. Oh no. Oh no. Team speak. Aspetta, non sta connettendo. Proprio una bella giornata, eh? Ok, ci sei? Sì. Dicevo, ti volevo proporre qualcosa da fare con Valaquenta. Cioè? Ma col vero Valaquenta o il falso? Con Valaquenta attuale. Ok. Via prima che... Allora, io pensavo, come dicevo anche a Borgheresi, e se puntassi molto sul valore dell'amicizia, magari può funzionare? Ma se non è il vero Valonso, non è il mio vero amico. Ma lui deve far credere di essere il vero Valonso. Gli dico di prestarmi la pistola. Perché no, è la pistola di Valonso, lui. Ho capito, però no, devi prima... Allora, prima devi... Dobbiamo puntare a farlo assumere qua, cioè a fargli rifiutare l'offerta della palestra e decidere di venire qua. Sì. Poi dobbiamo anche prendergli l'arma senza che, cioè, perché se è effettivamente un'altra persona, se ha quell'arma è un problemino. A me dispiace dirlo, Carlotta, ma sei l'uomo chiave per questa operazione. Come dispiace dirlo? Perché potresti anche morirci. Come potrei morirci? Potresti. È la maledizione dell'uomo chiave. Ma non è vero, Don Matteo non è mai morto. Introducilo alle penne. Introducilo alle penne. Rendilo partecipe della tua vita. Fallo intrufolare. Ma lo sa già delle penne. Se un impostore vorrebbe intrufolarsi, dalle tutte informazioni che... Anche robe a caso. Tipo? Falli capire che tipo ti fidi di lui, non so. Ma qualche volta fai qualcosa. Anche delle domande improvvisate su cose che già sai della sua vita e che magari una persona che non lo conosceva così a fondo non può sapere. Giusto. E però non c'è stasera. Ma stasera non c'è. La sera? Porca mecca, non lo sa.
E non lo sa, poverino, sa quanto noi. Effettivamente. Non mi risponde il telefono. Comunque pensavo di chiedere a Sam se lei ha il numero di Maronzo e quando lo chiama gli risponde. Perché magari lei ha il numero del vero, cioè del falso Maronzo, io quello del vero. Cioè lei ha il numero di Pierpaolo, com'è che si chiama? Palinfrasca? Palinfrasca. Possiamo valutare tutto. Dobbiamo valutare tutto, non possiamo. È complicato. Valonso, se sei morto ti vendicherò. Pensavo, ma il profilo di Valacuenta su Lifebook? Non ce l'ha. Non gli piace Lifebook. Non ce l'ha. Non gli piace Lifebook. Perciò... Magari possiamo convincerlo a farlo. Al nuovo Valacuenta potrebbe piacere il Lifebook. E non lo sa. Mica lo conosco il nuovo Valacuenta. Non lo conosciamo neanche noi, stiamo supponendo. Vuole uccidere Armando? Chi è Armando? È vero, cioè, oddio. Allora, dopo che io gli ho detto che a lui piaceva Cecilia, la fidanzata di Armando, lui ha detto che avrebbe ammazzato Armando. Io però, vabbè... Non Armando conosco. E Cecilia da quant'è che non si vedono in città? È da un bel po'. Però, ne come ha detto, che in realtà sono fuori città. Sì. Perché lei lavora al Mojito. Perciò... Ho un'idea per obbligare Valonso a farsi l'esame del sangue. Spiega. Lo portiamo al Vanilla e non lo fermo. Gli lascio dire tutto quello che pensa. Però non so se lo pesterebbero lì. L'ultima volta l'hanno quasi sgozzato. Ah sì. Lo pestano e come. Però... cioè, scusate, non è che mettevi in pericolo una vita, cioè... Effettivamente, se è il vero Valonso stiamo facendo solo congetture, è meglio non fare questi errori. Ma noi siamo fuori servizio, però, lì. E tra l'altro, dovessimo agire, ci denunciano per violazione di proprietà privata. No, perché è una situazione di pericolo. No, vabbè, non è che non agiamo, però... No, che se non è il vero Valonso non voglio che si faccia male. E se non lo fosse? E come faccio a saperlo? Mica posso ammazzare Valonso per scoprire se lui o no. Dura. No, non è vero. Come no? E non è vero. Come si chiama quella malattia per cui il sangue non si coagula? Ma che ne so che malattia ha, però non è che sono un uomo d'acciaio. Come si chiama quella malattia? Ce l'aveva il figlio dello zar Nicola II. Ma che cacchio ne so io? Non so nemmeno chi è lo zar Nicola II. Ma tutte queste informazioni... L'anemia. No, non è l'anemia, credo. L'anemia è la mancanza di ferro nel sangue. Esatto, è quella. E che c'entra con la... Emofilia. La pelle... È l'emofilia, sì. Grazie. Ovviamente è l'emofilia. Sì, cazzo, è tipo un vampiro. Cos'è? Ma che ne so? No, quello è emofagia. E comunque dobbiamo scoprire. Cosa ne pensate della coprofagia? No, invece? No, quello forse è meglio di no. Ma perché Valonso ha la patente BE? La patente BE? Sì. Comunque sì, è l'emofilia. Ah, è vero l'emofilia. Che faceva il meccanico lui. Vabbè, ma comunque non è importante quello. Allora, faceva il meccanico? Ma tu cosa stai per dire, Collins? Come hai tutte queste informazioni? Di che? Tu a me stavi dicendo qualcosa. So, cioè, volevo sapere un po' del tuo passato scolastico. Comunque, capiamo un attimo delle cose. Valacuenta faceva il meccanico? Sì, in realtà rubava lo stipendio. Non li hai mai visto fare niente? No, non meccanico. Sapeva aggiustare niente, anzi aveva paura di rompere le auto. Ok, intavoliamo qualche discorso sulle auto, magari. Se non sa niente di auto, non saprà niente anche adesso. Ma nemmeno io so niente, come faccio a intavolare un discorso fingendo di sapere qualcosa? Facciamo finta di sapere qualcosa. Siamo uomini, ne capiamo di macchine a prescindere. Davvero? Sì.
È tipo la tua macchina è da 6 o 8 cilindri. La mia macchina ha 4 ruote. E fin qui. Ok. È un po' come The Cat is on the Table. Andiamo avanti. Sì. È comoda. È comoda. E c'è il cambio e i pedali. Innanzitutto, che tipo di benzina ci va? È quella della pompa di benzina. In pompa qual è che scegli? Non lo so. Diesel, metano, non lo so. GPL. Io la metto a caso. Ecco. Stavo per dire, non dirmi che la metti a caso, che è la fine. Guarda che puoi esplodere se la metti a caso. Cioè, vabbè, come posso esplodere? No, esplodere no. Però la nessuno me le ha mai insegnate queste cose. La macchina si può rompere se metti a caso, Carlotta. Lo fa, eh. Ma porca vecchia. Poca vacca, sì. Poca. Pucca. E ma? Le asiatiche vi piacciono? Che c'entra? Le auto asiatiche. Ah, ho frainteso. Stiamo parlando di auto! Vabbè, ho capito, ma te ne esci con le asiatiche che mi piacciono, che ne so. A me sì, comunque, mi piacciono quelle giapponesi. A me piace la mia AC Classic. Tu come li spendi i soldi, Carlotto? Io non li spendo. Si vede. Che ci fai? Cosa ci fai con i soldi? Io non lo so, niente. Compro gratte vinci. Compro gratte... Ah, è vero che te sei... Da quant'è? Ma hai finito? Hai mai vinto? No. Ne ho gratte di 180. Negli ultimi giorni, sì. Perché me li ha regalati Valonso prima di partire. Se ne ricorderebbe. E no, perché è il Valonso di 2 anni fa, questo. Allora, il viaggio nel tempo non esiste. Ma ne sei sicuro? Al 100%, Carlotta. Anche, guarda, ci metterei il mio cuore sul fuoco. Dovessi morire in questo momento se esiste. No, io direi la pelata sul fuoco, perché il cuore è difficile raggiungerlo. Poi ci muori prima di arrivare al fuoco. Ma la pelata è scomoda, perché devi andare con la testa lì in giù, non vedi cosa intorno. Ci metto il mio membro, ok? Va bene, il cazzo sul fuoco. Ok, quello è facile da raggiungere. Ok? Perciò. Appurato che il viaggio nel tempo non esiste, altrimenti noi in qualità di federali credo lo sapremmo prima del tempo. Beh, sì. E no, non lo potremmo sapere prima del tempo perché ci sono i viaggi nel tempo, quindi si può sempre tornare indietro. E adesso sparo con il cuore. Sta negando l'evidenza. Allora Carlotta, i viaggi nel tempo non esistono, punto. Non esistono. Ma ne siete sicuri? Sì, e se esistessero un idiota come Malaquenta non avrebbe accesso a una tecnologia del genere. Allora, innanzitutto non chiamate Malaquenta idiota, va bene? È un idiota. E intanto lui è riuscito a fare un viaggio nel tempo e lui no. Come la mettiamo? Non c'è riuscito, è uno stupido. È uno stupido che probabilmente è morto. Carlotta, vogliamo testare i giubbotti proiettili? Aspetta, Carlotta. No, ma non sei morto? E allora adesso vado io a investigare. No, fermo, Carlotta. Carlotta, non andare via, questo dipartimento... Non ho sentito. Questo dipartimento non è un albergo, non puoi andare via e tornare quando ti pare e piace. Ma è quello che faccio tutti i pomeriggi. Non ad investigare. E se vado da fuori servizio? Fuori servizio non hai prove, come le raccogli le prove? Faccio i video col telefonino. Che ne dici? In che senso? No! Perché siete così dittatoriali? Guarda, siamo anche qualche gradino più. esatto, anzi. No! Olin, sei d'accordo che Borghese si mette al tuo stesso gradino? No, scendi di un gradino, Borghese. Ripeto, no! Ma poi che storia è questa che per anzianità io sono quello più scarso di tutti, oh?
È la storia del mondo, Carlotta. Ma io ho fatto più esperienza nelle forze dell'ordine. Hai 23 anni, ho 10 anni più di te, ho iniziato. No, ma intendo di lui. No, anch'io ho avuto, anch'io, se per questo, ho più anni di te in... Ma stai zitto, che li porti solo male gli anni. Tu da quant'è che fai poliziotto? Da quando sei qua a Los Santos? No, no, da prima. Una gli addestramenti non contano. Norvegia. E intanto li ho fatti gli addestramenti. Ne ho fatti più di tutti voi. Quanti riusciti? Ma questo qua non è incluso nel calcolo. Ah no, quanti terroristi hai catturato? Ma ho fatto tanti addestramenti, mica operazioni antiterroristiche. Quindi se hai fatto tanti addestramenti, vuol dire che potresti darci dimostrazione del tuo addestramento, giusto? Certo. Perfetto. Andiamo al campus. Dov'è il campus? Ti ci porto. È zona calda, non me ne frega un cazzo. Andiamo. Adesso ci andiamo, basta. Ah, ma è l'843? Per forza. Ma che dovevo fare? Gli allenamenti per vedere se Carlotta vediamo. È forte. Assolutamente. Carlotta in mutande però. Ma che politi? Non qui in mutande. Ma no, facciamogli mettere la divisa da addestramento. È vero, vai su a metterti la divisa da addestramento. Ma cosa sono questi ordini, oh? Ma sono guarda direttore te. Direttore in questo momento. Una cosa, va, tanto che sto che è rotto il giubbotto, togliamocelo. Nuovi armor. Ok. Mi metto quello leggero. Carlotta, aspetta un attimo. Quante volte avete arrestato un federale? Sentiamo. Ho sospeso il direttore. Io ho arrestato un federale, mica sospeso. Quando l'hai arrestato? Ho arrestato Storm. Colin, ci mettiamo il giaccone? Che giaccone? Così è il giaccone con scritto FIB. Tocca farlo. Per forza, così sembriamo anche gli addestratori. Sì, ma voi non siete i miei addestratori. Che è sta storia? In questo momento sì. No. Aspetta un attimo, questa qua. Sì. Ecco qua. Andiamo. Assolutamente andiamo. No. Forza, andiamo. Let's go. Ma che dobbiamo fare? Andiamo a vedere. Ma cosa? Andiamo a capire. Fammi andare a mettere il giubbotto, aspetta. Guido io, eh. Tu guido. Va bene. D'altra parte, Borghese ha questa mania di voler guidare sempre. L'hai notata anche te? È vero, un pochino sì. Io a me sta bene, non guido mai. No, ma a me sta bene, solo che guarda come corri. È il nostro autista, Borghese. Per forza, io sono autista e nonché colui che ti giudicherà. Sai che il signor autista ci ha fatto cadere giù da un ponte l'altra volta? Ah. Sì, ha detto no, Carlotta non sa guidare, guida. Storm, vieni nel parcheggio, andiamo a fare un addestramento. E vestiti con il giaccone da federale, proprio quello figo. Che palle il giaccone da federale. Siamo una recluta. Cosa vuol dire siamo una recluta? Usiamo una recluta. Io sto davanti. E adesso io sto davanti. Non ce l'ho pronto. Che numero era? Qualcuno lo sa? Negativo. Numero 7. Non penso. Falsa non comunicazione. Che palle quando ci dobbiamo inventare le robe da fare.
Ma siete voi che mi volete testare? Un attimo, hai visto che ci siamo. Sei tu che provochi, sei tu che stuzzichi con quel dito. Dove va? Cos'è sta roba? Qua c'è la tomba di Ciccio. Ma dove? Qua l'abbiamo, l'ho sepolta io. Qua in mezzo. Ma chi è Ciccio, ragazzi? È il gatto, il nostro del gatto. Il nostro gatto, sì. Ma avevi un gatto? In realtà no, era un randagio. Per sbaglio l'ho investito, quindi l'abbiamo sepolto qua. Cioè, era diventato per un attimo il gatto del Fib, poi sì, esatto. Carlotta l'ha ucciso. È stato un errore. È stato davvero un assassino. Ho capito, Carlotta. Va bene, rispetterò il vostro lutto. Dov'è sono? Cazzo, siamo incazzati. Andiamo con il taser senso... e portiamo giù Storm di forza. Ma io... io sarei anche tentato di farlo, Collins. Possiamo fingere il rapimento di Storm? Andiamo. Non so se possiamo farlo. Addestramento. E vediamo come reagiscono. Io fingo di essere ignaro di tutto, devo venire a recuperare. Vediamo come reagisce lui. Ah, va bene, andiamo allora. Se ci spara è sospeso stipendio, ma... comunque. E lei... Ma quando, ogni quanto ma... cazzo sta arrivando? Sì, un po' andiamo. Poco. Ma va bene, va bene. Io alla fine ci ho guadagnato $1000 in questo giro qua perché ti ho pagato le ruote. Sì che abbiamo la... Io ho la maschera. Ti pago un po' troppe cose. Ti senti per caso la mia puttana? No. Ah, ok. Se ti offendo dimmelo, eh. No, no. Ok. Ma quindi addestriamo Storm o no? No, te. No, addestriamo lui, lui c'ha la brutta abitudine di sparare. Dovremmo vedere se spara anche in questo caso. Eccolo, eccolo. Tu sei l'ostaggio. Sì, se spara, spara a te. Un due. Guarda, cade la scala e si rompe la rotola. Dai, sali. Per forza. Ecco, cavolo, una recluta Carlotta. Cosa, no, allora, cosa io ripeto, perso, scusatemi. Io ripeto, intanto qua l'unico che non è stato, cioè no, l'unico che è stato un federale sono io e il federale in questione è Storm. A parte che vabbè, sì, mi hai arrestato, però non è che mi hai arrestato perché mi hai colto in flagrante. No, no, cioè, io sono di stato... mettermi le manette, non eri tu. No, di dichiararti in arresto e portarti in carcere. Sì, sì. Cracker. Sì, sì, sono un cracker, sono un cracker. Ma dove stai andando, Borghi? Andando. Ah, facciamo il percorso quello che ha fatto il direttore? Ok. Sì, in loving memory of direttore Zagre. Ragazzi, cosa ne pensate di Chris Benoit? Non lo conosco. Poteva finire meglio. Era un bravo ragazzo. Salutava sempre. Sì, un po' come Eddie Guerrero. Vediamo se mi risponde Valonso. Mio padre putativo. Novità? Allora, ha riammesso in servizio Lionheart perché si sta dilungando un po' troppo, deve fare ancora una visita, quindi riassunto, cioè reintegrato in servizio con riservo. Ok. Cioè mezzo servizio o completo? Sì, completo. Ok. Però deve fare comunque la terza visita e il parere del medico potrebbe, come dire... Confermare o ribaltare il risultato? Confermare o ribaltare il risultato, lui ne è al corrente, l'alto comando ne è al corrente. Perciò speriamo che di trovare il medico vivo, ecco. Mi dispiacerebbe perché è amico mio. D'altra parte. Lo fa. Poi a parte questo, sono venuti Rivera e il colonnello. Porca vacca. In ufficio. Non l'hai preso? No, l'ho preso invece da me. Da me l'ha preso. Pazienza. Ma siamo tutti qua, da me dove? Ma lascia stare. Dalla mia prospettiva, dai, su. Sì. Elasticità mentale anche te. Nel mio POV, esatto. POV, sei Carlotta. Per Carlotta è facile. Mi state prendendo per il culo, per caso? No, per carità. Quello che abbiamo sentito non era un verso, no. Era un gabbiano, ragazzi, io non so fare versi, non so fare le imitazioni. Era la radio, stava sintonizzando un attimo la radio capitale. E
Sono venuti loro a parlarci di Bazaran e di Wojciechowski. Ah. Del fatto che Gaiola ieri è stato rapito, poi l'hanno interrogato. Da quanto si è capito, prima che insomma succedesse tutto il patatrac, gli hanno chiesto anche e gli hanno detto che Wojciechowski e Bazaran sono due agenti corrotti. Cioè, queste persone che l'hanno rapito gli hanno detto che sono corrotti a Gaiola? Sì. Ma chi l'ha rapito? No, altrimenti avremmo già risolto il caso, non trovi? Non lo so, la legge è sempre lenta a volte. Vabbè. Sì. Possiamo fermarci a sparare? Diciamo che ci fossero i viaggi nel tempo, l'avremmo già risolto. Ma siccome non ci sono... Siccome Valonso non ci ha ancora insegnato a farlo... Ma... A parte che Valonso è morto, no? Come Valonso è morto? Lo so. Non è morto Valonso. Vabbè, io non ho più il problema morto. Chi è stato? Non è nessuno, direttore. Non è stato, stati voi in radio? No, io no. Io no. 19? Chi è? Ho sentito rumore radio io. Secondo me era Carlotta. Pronto? Tac tac. Ma sono pazzo io? No, no, l'ho sentito. No, 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 si è sentito, però... Ok, dai, andiamo... Allora, inizia qua. Eccoci qua. Carlotta, ti preannunciamo che questa zona è insita di puma. Come insita di puma? Sì. No, 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 io ho paura dei puma. No, 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 non mi interessa. No. Hai fatto quanti addestramenti più di noi, giusto? Carlotta, certo, la macchina è chiusa. Ma non c'erano i puma negli altri addestramenti. Beh, qui siamo in modalità difficile. Posso usare la pistola, eh? Solo se è strettamente necessario. Come il taser, se ci sono i puma? Lo taseri. E poi mi mordi. No, no, lo taseri finché non muore. Lo taseri a morte. Dai, Carlotta, su. Carlotta, in tempi di guerra, guarda che ci si accontenta, eh. Ho capito, ma se ho la pistola perché mi devo accontentare del taser? Perché devi accontentare, perché lo diciamo noi. Allora, chi è che gli fai vedere... Chi fa vedere il percorso? Io sono con i patroni eleganti. No, anch'io sono con i patroni eleganti. Penso un po' chi è giusto. Succate, stronzi, vieni con me. Allora. Allora. Devi correre qui, sì. Prendere i copertoni e fare il solito classico, un passo. Poi tu lo fai tutto in corsa. Tutto. Vai, prego. Ma poi mi stanco. Sapete la prima cosa da cercare? Un posto per il tuo cadavere? No, perché se mi stacca qualcosa, la cosa che è più facile da staccare la tengo tra le mani. Ah. Non sapevo avessi la fede. Cos'è? Un puma parteno... No? Scherzo. No, non era quello che intendevo. Ok, poi... Qui. Qui. Sali qui sopra. Sì. Vediamo se è fattibile. Sì, è fattibile. Braccia larghe. A mo' di scorte. A mo' di... Sì, così. E anche questo correndo e concludi con un salto. E poi riprendi la corsa fino al prossimo obiettivo. A braccia chiuse, naturalmente. Mi stai per far cadere, Collins. Si è addestrato. Ma c'entra, non è che se mi sparano in testa sono addestrato a non morire. La domanda, ma perché stiamo facendo questa cosa? Perché Carlotta... Lui vanta di avere più addestramenti di noi, perciò nonnismo ci impone tale meccanica. Allora, vediamo qui cosa posso farti fare. Allora, questi li fai così, uno e due. Li fai due volte, andata e ritorno, tutto in corsa. Non ti stancare. Vedi? Vedi? Mi sta chiamando la polizia. Non ti sta chiamando la polizia. Pronto? Si sono soprusi? No. Fatti già. Cosa? No, Bagli, Carlotta. Sì. Senti, hai notizie per caso del tuo amico Valonso? Se sta bene o no? No, non ho notizie. Perché? Da quanto? Da un po'... allora stasera di sicuro non c'è. Ma è successo qualcosa, eh?
E allora, è una situazione un po' particolare, diciamo. C'è una rapina? No, 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 intendo con Balonso. Sì. Va bene. Ma c'è una rapina, dobbiamo venire pure. Ma allora è un casino. Che è successo? Mi ha chiamato Buckley e a quanto pare stanno volevano fare domande a Avalonso. Riguardo? E mi ha detto che me lo spiega dopo perché c'è una rapina, quindi mi sa che dobbiamo tornare in città. No, no, intanto facciamo. Ti sei salvato per questa volta, torniamo in città che sei grave. E no, più che altro perché comunque anche se c'è la rapina poi dobbiamo parlare di Balonso col colonnello, mi sa. Perlomeno sapere cosa vogliono sapere lui da lui, magari non gli diciamo tutto la questione che stiamo... No, allora, la nostra indagine è riservata a FIP. Ok, no, perfetto. Ma intendo... Magari cerchiamo di capire cosa vogliono sapere loro, se è da Balonso o da Pierpaolo... Adesso... Pasolini. Sì, bravissimo. Anche magari hanno trovato il cadavere. Pasolini. Come hanno trovato il cadavere? Ma è morto? Pasolini o Balonso? Scusa. Pasolini è morto. Pasolini da bocca è morto. Pasolini era un grande flautista. Ma non come penso, fatto, non che io sappia. Catapulta. Sì, sì. Come una catapulta. E ma lo fa, Guardate. Visto? Puntaci un'altra volta. Secondo me sei inciampato. Puntami addosso un'altra volta e ti sparo con la Glock. Una mia rubine mosse? Un po' troppo. Quelli pelati sono sempre davanti anteriore destro, vero? Sì, o sui divani, dipende. Spiega subito perché i divani? No, ci sono certi... Io ho pensato a uno solo divano. Anch'io ho pensato a quel divano. Fanno le interviste, fanno i colloqui, non no? Inteso, okay. Casting, certo. Esatto, sì, sono sì, dei sì. Casting, sì, sì, sì. Ah, il divanetto quello sopra la centrale della polizia, Sì, 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 esatto, esatto. Non sai cosa stanno fatto su quel divano, Carlotta? Beh, cosa ci hanno fatto? In realtà, ma viene disinfettato ogni giorno quel divano? No. E da quando me ne sono andato, di certo no. Tu hai mai visto l'inserviente in giro? Io l'ho visto una volta. E il giorno che è venuto c'era quella macchia strana sul pavimento. Ah, che passa di notte. Il postino suona delle volte. Sì, perché sì. Hai frenato? Gira. No, che consiglio è? Anche come si guida. A Costa fai guidare Carlotta adesso. Non in galleria. Nel tunnel magari. Carlotta. Dai, Carlotta. Porca macchia. Mi devo insegnare metti tutto. Allora, Carlotta. Si vede che frizione... non hai fatto addestramenti. Non ha messo, non ha premuto la frizione, l'ho visto, Ma il cambio automatico. Non saremmo partiti. Il cambio automatico questo, quale frizione? Avete capito perché guido io e non lui adesso, Non ho premuto la frizione, ma guarda te. E dietro c'era un puma. Allora, lo sto guardando per bene, ha anche le mani alle 10:10. Sono le 11:20 comunque. Lo sapevo, io sto aspettando questa risposta. Sparagli in una mano, per favore. Mi sta chiamando qualcuno in anonimo. Hai auricolare? Pronto? Perché hai risposto alla guida, Carlotta? Carlotta, frena e fammi guidare. Ho l'auricolare. Non gli crede nessuno. Insomma, oh no, cazzo. E la rapina. Borghesi, rispondi tu. Oddio, no! Aia! Porca puttana, Carlotta. Mi ci sangue dal naso. Mi ci sangue dal naso, aiuto. Sto morendo. Che botta, porca macchia. Scendi, Carlotta, che guido mi. Porca macchia. Avete un fazzolettino? Pronto, sono l'agente Borghese. Hai un fazzolettino, Storm? No, però devo essere nella portiera dietro ci sono, prendi nella portiera dietro. Sì, ci è arrivato, stiamo tornando in città. Sì, adesso arriviamo in sede e poi arriva qualcuno lì. Massimo 5 minuti.
Penso di star morendo dissanguato, io lo dico. Dopo, arrivederci, Leonard. Sì, rapina la figa. Quale? Chi va? Io no. Io no, che ho un mal di testa terribile, gente. E io non so se riesco, cioè io non posso fare molto tardi stasera, quindi... No, è costa ovest, che palle. Cioè, lo so in che senso quello è costa ovest. Quindi chi va? E poi uno tra me e te, Collins. Beh, potrebbero avere sempre bisogno del vice direttore, perciò vai te, Carlotta. Va bene. Però io ve lo dico, mi rischio di morire. Ma che rischio? Perché, di per qual motivo? Mai... Sto perdendo sangue. Vabbè, Carlotta, ma hai già tamponato? Sto tamponando, sì, guarda il muro. Sono dei fazzolettini. Allora, a pallottola un fazzolettino, fai tipo un cilindro. Sì. Non nella narice. Sì, così mi si blocca la respirazione e muoio di... Hai una bocca. hai un'altra narice di scorta e una bocca. E se per caso ingoio il tampone ispirando troppo... Se l'ho pallottoli bene non è puoi carta. Ingoiarlo. I fazzolettini di carta sono fatti per dissolversi. Tutta carta e sangue, non è solo carta, eh? È sangue, vabbè, fa sangue... parte del tuo corpo, torna all'origine. Non lo so, non mi convince questa situazione. Carlotta, io ti arresto. Non è... Che cazzo fai? Perché ci... non ci ho pensato, è l'abitudine. E guarda come cazzo me l'ha combinato. Vai Carlotta, vai! Vai Carlotta, vai uomo! Quanto? Sono salvato all'addestramento, porca vacca. Leva 1500, andiamo a prendere il robot, devo prendere. Vai, vai, Jimmy, dammi i soldi. Ma secondo me potevamo fare un parcheggio da questo lato? No? Allora, adesso vi faccio vedere la magia. Chiamata. Madonna, ho tolto giù. A parte che vabbè, era rotto giù. Standard. Magia chiamata. Il badge più resistente del mondo. Era di sotto, sì. L'hanno spostato, non so il perché di preciso. Però l'hanno spostato. Allora. Contrattazioni. Indossa. Poi. Vestiti, maglietta 215. Il vegetto di proiettile, esatto. Quando? Ciao. A me piace fare le rapine, sono... Non è che chissà cosa. Alla fine arrivi, dici, no guarda, voglio meno soldi. Ok, ciao. Dove? Allora, dov'è? Namo. Ma tanto sbaglio o avevo del sangue sul braccio? Come ho perso vita? Che ho fatto di male? No, la rapina in banca alle banche maggiori, che sono quella di Paleto, hai fatto un frontale. Hai ragione, hai ragione. Solo quella di Paleto e la Pacific si può andare in due agenti. Cioè, almeno... Madonna. A meno che non lo chiedano i poliziotti che hanno bisogno di un agente attivo. Ma perché? Ma che vi ho fatto di male? Hanno bisogno di un agente attivo. E allora, sì, vabbè, siete tutti in mezzo, non lo so, fate quel che vi pare.
Buonasera. Allora, in che radio siete? Bene, parlo direttamente con Leinhardt. Ehi? Ma perché non sento nessuno? Jack Radio? Ok. Ciao, allora, sì, allora 203, no? Giusto, attacco 1? Sì, 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 esatto. Allora, non hanno fatto richiesta di veicoli. Perché, vabbè, e tu che dici, ne vale la pena di fare sta cosa? Poi vabbè, non vogliono elicotteri, strisce chiodate, queste rosse. Ok, no, per capire se non hanno detto lui dentro o se il veicolo è su. Va bene, non sono ostaggio? Sì, sì, uno solo. Ok. Mi ha detto, mi dia lei un valore all'ostaggio. Io non sono andato avanti con la discussione, ho detto, no, vabbè, allora su questo lascio intervenire. Va bene, perfetto. Non mi prendo responsabilità. Ok, nessun problema. Sti valori, ecco. Ok, non hanno chiesto nient'altro? No, no. Va bene, allora adesso ci penso io. Va bene. Buonasera. Sono l'agente Carlotta del film. Ciao, buonasera. Ok, allora, deduco che il signore lì sia il vostro ostaggio. Signore, lei è? Salve, io SLO. Stale bene. Va bene, ha bisogno di qualcosa? No, no, stale bene. Ok, allora, signori. Avanti. Una pizza? Lo chiamano direttamente dalla centrale, così non vede il numero, sarà il colonnello. Allora, cosa volete per la liberazione dell'ostaggio? Oltre appunto a questa pizza. Io voglio un babà. Ok. E basta? Con una pizza e un babà voi ci lascerete l'ostaggio e andrete via? No. Ma io volevo dei soldi, sinceramente, poi con quelli magari me lo compro da solo. Esatto, vogliamo anche dei soldi. Va bene, e avete già un valore che vorresti? Vediamo un po'. Principessa, quanto vale la tua vita secondo te? Un forziere d'oro, sai che bello. Io credo di valere il peso del mio colpo in oro. Perfetto, quanto pesi? 80 kg di oro. 80 kg d'oro. 80 kg d'oro? Sì. 80 kg d'oro. E dovremmo contattare una gioielleria per esatto, una fonderia per riuscire a ottenere l'oro. Ok. 80 kg d'oro. Porca vacca. Come cazzo gli diamo, Carlotta? Vabbè, Carlotta, facciamo un conto, 80 kg d'oro, quanti dollari sono? Faccio un attimo un conto. Sono delle vediamo un po'. Banche, comunque delle tante, comunque fuori stato. Valore. Ok, grazie. Sì, sì, rotta da fuori strada. Prezzo dell'oro. Sì, qua servono i quelli da fuori strada. Oro prezzo al chilo. Allora, today sarebbe da utilizzare toy, prezzo oro per chilogrammo $57. Arrotondiamo un botto. 57. Ragazzi, le spedì se volete. 80. Ma sono solo 4.000 dollari? No, non credo. No, sono 57.000. Non sto capendo, aspettate. Prezzo oro, il chilogrammo qua c'è scritto 57.814. Reed, tu ce li hai paletto, tu e Smith, le Mary? 10.5. Allora, è un problema. Dimmi. Okay. Allora, sono 4.560 dollari. Quanto? 4.560 dollari. Troppi. Decisamente. Vabbè, non stai a diventare matti. Allora, provo a vedere. Dico che la fonderia è chiusa. Mi ha portato le banche. Vedo cosa riusciamo a trattare. Salirà su una moto. Esatto. Quella moto la segue il Tau, che è il mezzo che può riuscire sicuramente a stargli più dietro. L'altra moto è il eccomi. Allora, a quest'ora la fonderia non ha risposto. Però abbiamo contattato una banca.
Con i soldi che abbiamo già noi da parte arriviamo adesso a 70.000. Stiamo contattando un'altra banca per provare a prendere più soldi. Perfetto. Grazie. Ok. A breve vi farò sapere quanto arriviamo. Okay. Okay. Se posso chiederle, ha mai sentito il termine allettata? Certo. No. Come? Visto che non l'ha sentito nemmeno il signor Fib. Cioè, dipende cosa voglia dire il termine. Nel senso, questa persona è stata tanto tempo a letto, è allettata. Ah, sì, in quel caso sì. No, fratello, tu non l'hai sentito. Non l'ho sentito. Direttore, va bene. Vado, arrivo subito. Signore, stava parlando con me? Sì, ragione io, Bruno. Mi sta venendo nervoso, non lo so, quasi voglia di infilare la mia pistola nella bocca di quest'uomo e sparargli in gola. Non mi sembra il caso. Giusto, sai come potrei tranquillizzarmi? Come? Facendo che quella pattuglia della polizia dall'altra parte della strada vada ancora un po' più indietro. Va bene, adesso lo comunico subito. Grazie. Magari quella dei trooper che si levi dalla sinistra. Quale? La nostra qui. Quella là? Sì. Ok. Grazie. Va bene, adesso comunico. Grazie. Sta gentile. Allora, hanno chiesto di spostare la pattuglia della polizia un po' più indietro e questa volante di trooper di fianco a cui sono non dovrebbe stare qua, quindi magari nasconderla dietro qua al muro. Fate finta di allontanarla e poi la nascondete di nuovo. Portala di qua. No, non fare così, allontanala via, portala e ritorna. O facciamo che abbiamo ottenuto altri 15k. E allora, intanto ho fatto spostare le pattuglie. Anche per quello, sì. E grande. Poi ci ha risposto un altro banchiere, ha detto che è disposto ad andare altri 15.000, quindi arriveremo a 85.000. Ah, bene. Oltre questi non credo di riuscire ad arrivare. Visto, sei un giorno fortunato, ti vogliono bene. Essa è la prima volta che arriva così in alto. Di solito quanto sei arrivato in alto? Okay. 30 meno, avrei un'idea. Che tristezza. Visto che siamo sono allora, vanno bene così? È quello per forza. Praticamente potremmo pensare di mettere delle strisce chiodate molto lontano, tipo 100-200 metri da qua, così loro non se ne accorgono e ci cadono. Ma della polizia la volete in mezzo alla strada, quindi? Però ditemi voi. Andiamo di qua, da questo lato destro, per cortesia, rispetto a noi. Sì, allora, io ve lo dico, il problema è che rischia che si crei un ingorgo di traffico poi là. Questo mi interessa che chiamino i vigili, basta che non stiano alla mia sinistra, per cortesia. Va bene. Magari serva quella sulla sinistra della banca, cioè la vostra destra. Allora, hanno detto se è possibile l'auto della polizia di andare dall'altro lato della porta della banca. Non vogliono nessuna auto a sinistra. Sì. Perfetto, probabilmente quindi vanno a sinistra. È possibile. Va bene, intanto io vado a prendere i soldi. Ciao Artic. O forse con le moto si buttano giù davanti, dritto per dritto. Allora signori, vado a prendere i soldi. Va bene la macchina? Sì, perfetto. Perfetto. C'è un molo in zona, sì. E vado a prendere i soldi, arrivo a breve. Va bene, tanto che Carlo va a prendere i soldi, voi andate a prendere poi sia il modo di vicino, sia poi l'aspetto di tutto questo. Ma noi siamo già abilitati ad avere un gommone o qualcosa al momento? Mi ha fatto ridere il al massimo 30k, perché tutte le rapine banche in cui sono stato si partiva la richiesta a 100k e scendere era un casino. E loro quanto ti aspettavano? 30k? Potevo dargli molto di meno, io non pensavo di poter trattare più in basso di 70k, 80k. Non sono arrivato lì così.
Non dovevo uscire qua, no, vero? Cioè, in realtà, la richiesta era di 4 milioni. Cioè, loro hanno chiesto 80 kg d'oro in dollari. Scusami, cosa hai detto Castiglio? Abbiamo controllato la spiaggia a fianco al molo e sopra al molo. Sì. Ok, allora andate anche un'occhiata qui dove c'è la banca, subito sotto dove c'è la spiaggia e... Già basta, la via sotto non c'è niente. Ok, fate una bella roba, visto che magari si buttano di sotto. Voi rimanete direttamente di sotto dopo. No, dopo, dopo. Namo. Che fanno di qua loro? No, io torno alla rapina. Salve. Questo giubbotto mi dà un sacco fastidio che è blu. E noi abbiamo tutte le divise basate sul nero. Ho preso i soldi giusti. Riprendere anche la pizza. Andiamo velocemente a vedere la pizzeria si è aperta. Quindi sì. Voglio evitare che sgozzino l'ostaggio. No, no, Castiglia. Proprio da dove potrebbero scendere, mettiti proprio lì. Siamo all'inizio della discesa. Ah, ok. Eta per i soldi. E sto arrivando. Circa datemi 2 minuti che devo controllare se è aperta la pizzeria, perché hanno chiesto anche una pizza. E tu gli dici che è chiusa e vieni direttamente qua. Sì, sì, è chiusa. La roba che headliner secondo me no. Perché se loro... cioè dire è chiusa e poi loro vengono a sapere che è aperta, no, ci sono gli annunci. Sì, ma infatti... mi sa che ti sta chiamando. Ma non ha senso. Cioè, no, digli che è chiuso, chi se ne frega. Ma oltre al fatto che anche se non sono fuori, hanno i telefoni, possono controllare loro. Non è che sono all'interno, isolati dal mondo. 30 secondi in più che vado a controllare non costano nulla. Ma to... che impazziscono, voglio dire. Ed è per questo che non tengo mai le serie aperte. Nessuna è una pizza poi, no, perché non so dove fanno il rifornimento. Tra l'altro ne avevi 30, le ho finite tutte. E adesso noi facciamo rifornimento allo Yellow Jack. Quindi abbiamo solo le papas. Stanno lamentando che il sud non lo vedono più, quindi probabilmente... verso dritto o verso sotto? No, dritti sotto verso di voi, cammino con le moto, perché si lamentano che sub non lo vedono più. 10-4, noi siamo già in posizione, siamo alla discesa, se torna in città vediamo a tiro. Sono arrivato con i soldi. Sì, è arrivato in posizione.
Siete già pronti? Posso passare a procedere con la consegna? Lato destro per me ok. Ma no, mica sto contrattando io. Sì. No, però mi vogliono bene, sì, sicuramente. Se vuole esce mi abbraccia. No. Scusate amici. Rin. No, non mi fido. Allora. Aspetti, sì, prego. Ok, allora signori, in questa valigetta ho i soldi. Ok. E avete, volete che ve li lasci da qualche parte in particolare? Sì, le lascio esattamente lì dove sei. Ok. Un attimo. Comunico un attimo in radio che sto lasciando i soldi. Avete in macchina voi, e sto per lasciare i soldi, siete pronti? Aspetta. Ah, vabbè, niente, lascia stare. Felice. E poi fai una cosa. Sì. Accendimi il camascio cortesemente. Va bene. Sì. Va bene. Comunque già il fatto che non abbia chiesto un motivo a Shelby. Recuperiamo. Ok, siete... l'ostaggio lo lasciate dentro quando uscite? No, ok, perfetto. Esatto. Occhio. Fermi, vieni qua. Tu vai dall'altra parte della strada. L'altra parte della strada, eh? Sì. Va bene. Allora, hanno chiesto che io stia dall'altra parte della strada e usciranno con l'ostaggio e lo punteranno finché non saranno sul veicolo. Va bene, Carlotta, se mi riesco a aiutare, se vede chi, se nota chi prende i soldi, su che veicolo sale. Cosa non ho sentito? Se anche lei nota chi prende i soldi e su che veicolo sale. Il tipo rosso, moto. BF400 ha i soldi. C'è su anche la tipa con i capelli verdi. Adesso li vengono messo, scendono da lì, scendono da lì. Vanno verso la spiaggia. Signore, mi segue. Sta bene? Sì, sarà bello. Ok, perfetto, venga con me. Noi prendiamo il camaccio. Li vediamo. Verso il molo, va. Le tolgo le manette, se non le dispiace le tolgo in centrale, così. Va bene. Non le hanno fatto nulla, eh? No, sono ok, perfetto. Meglio. Signore, a che altezza? Valga pure. Vale, ok, meno male. Aiutare a mettere la cintura, grazie. Perfetto. Hanno preso le montagne, signori. Perfetto. Proviamo a continuare a riferire in ogni caso, vediamo se le rincrociamo. Adesso torniamo in centrale, le farò giusto qualche domanda e la perquisirò e poi potrà tornare alle sue attività normali. Insomma, io se lei glielo me l'ha lasciato pure lì persona, non poterla guidare. Sparare la mia macchina, sarà ancora lì. Ok. Basta in 10.31. Io porto sempre in centrale di polizia, però. Basta in 10.31, siamo in 10.31. Li raggiungiamo. Questo dobbiamo dirci dopo il tunnel. Allora, dobbiamo chiedere dove l'hanno preso, che gli hanno fatto, se l'hanno minacciato e tutto. Siamo al cap... Identità, bella, Marola, ha detto prima. Tira sulla sinistra, va verso la spiaggia. Andiamo alla radio, che tanto non me ne frega niente. Esco dall'attacco.
mi hanno cazziato tantissimo per quando non sono sceso giù, quindi ora scendiamo giù. Ok. Dobbiamo scendere giù. Quindi o scendiamo qui. Perfetto. Ok, andiamo dentro. C'è. Venga pure. Ok, allora. E se si gira la perquisisco? C'è. Così va, anche se posso guardare direttamente. Sono vita Grimaldello, maschera, facciata, portafoglio, coltello, martino, accendino, tagliata, perfetto. Ok, perfetto. Ora mi tolgo le manette. Ho sbagliato. Sa che gliele ho rimesse. Sì. Ok. Allora, se mi può ridire velocemente cosa è successo da quando l'hanno presa, quando l'hanno portata lì alla rapina? Io ero iello, arrivale un tizio da solo, puntale, ha fatto spostare altre persone al lato di locale. Io la faccio valere. E avere... Di qua. Oh. Ah, che cazzo ne so, scusate, no, scusate. Non si preoccupi, non si preoccupi. Vada pure. Sì, mi fai uscire. Ma che cazzo? Okay, ma non lo vedo Piana? Insomma, voglio dire, privacy. È che non posso chiudere questa porta, io quindi... Vabbè, immaginavo. Vabbè, allora. E quindi, sono arrivato allo Yellow. Hanno minacciato anche altri civili che erano là, quindi... Sì, infatti io prima credere volere prendere l'altra persona e poi dire, venire tu con il palancione. Ok. E qui erano armati, quanti erano? Ok, uno solo allo Yellow, ok. Sì, noi avevamo usato grosso fuoristrada. Il signore dice me che lui aveva rubato a persona. Ok. Aveva montato ruote da fuoristrada. E poi dire, infatti, quando poi li trova là, questo proprietario di macchina, io avevo fatto legalo lui perché aveva montato ruote di fuoristrada. Ok. E allora, lei non ha visto nessuno in faccia, erano già mascherati quando sono arrivati? Sì, sì. Ok, quindi non sa nient'altro sugli altri individui che erano presenti? No. Ok, perfetto. E durante la rapina l'hanno detto magari qualcosa che può essere degno di nota? Mi sembra di no, non ricordare. Va bene, allora possiamo andare. E venga pure. E se vuole le do un passaggio magari a prendere un'auto, non lo so. Per non lasciarla a piedi qua. Io non l'ho controllato, se l'ho lasciato a metà. Provare a vedere se... 10-4, posso un civile attuale, che sennò magari... Ok, intanto vado. Nella stessa direzione. 10-2. 9-5-1. Lei poter accompagnare Maiello? E dovrei rimanere in città. Allora magari uscire fuori e chiamare qualcuno io a vedere se... Va bene. Come preferisce? Mi dica lei se... Come preferisce? Se vuoi la porta a gara centrale, non lo so. Con la centrale... sì, provi a portarmi lì. Va bene. Magari da lì poi. Mi dispiace sempre dove andarmi a lasciare mollare qua la gente, perché io mi ricordo quando ero criminale che... Dicevano, bene, andiamo, se ne vada, io qua. Ok. E mo... Cioè, mi hanno rapito che la mia macchina era dall'altra parte del mondo. Ma che faccio qua a piedi? Ma lei aveva chiesto il mio nome, sì? Sì, la Mara, ha detto prima durante la rapina. Ah, bello. Rid, mi ricevi? Avanti.
A quanto sei dalla segheria? Oh, perfetto, okay. Con sale. Grazie. Okay. Buonasera. Si spera. Arrivederci. 4 km. Però è molto sterrato. Ok. Altrimenti se devo fare tutto il giro largo credo almeno il doppio. Ci stanno ancora dietro? Non lo so, perché mi sono perso le comunicazioni in base all'interrogatorio. Andiamo di là. Io ho il permesso per altri 7 minuti di indossare il giubbotto e non me lo toglierò. Monitorando la situazione con Torisi, non sapeva minimamente che Gaiola stesse monitorando la situazione. Che succede? Okay. Ciao Carlotta. Ciao. Che bravo. L'ho detto che io sono stato addestrato. Questo imparato in addestramento. È certo. Ah, bravo, bravo. Vabbè, ma comunque potrebbe sì comunque essere una cosa fatta per depistare. Sì, che sì, succede? Esatto. Parliamo di Gaiola. Stiamo parlando di tutte le... Noi stiamo controllando Gripsit. 10 watt, andiamo a controllare... Come va il naso? È meglio, meglio, temporato un po'. Aspettate che spengo la... cioè cambio radio e torno nella nostra. Se ne frega della sua... del suo naso. Oh, mi... ci ha quasi ucciso. Sì, infatti, ha fatto un brutto incidente, Guarda, infatti mi è uscito sangue dal naso. Per colpa tua ho quasi rischiato la morte, io. E adesso, non esageriamo. Insomma, tra l'altro io ho bisogno di un consiglio da chiedermi. E allora oggi i rapinatori hanno chiesto che volevano anche una pizza e un babà, sì. E io stavo andando a controllare in pizzeria se era aperta per prenderlo, e là Lionel mi ha detto: ma no, digli che la pizzeria è chiusa e vieni subito qua con i soldi. Io no, ho detto no, cioè vado, controllo comunque, metti che hanno cioè hanno i telefoni, vedono che la pizzeria invece è aperta, hanno un casino. Poi questo? Lionel. Madonna, Lionheart, però che palle. Allora, Carlotta, secondo me la questione è sempre quella di valutare come l'umore dei rapinatori in quel momento. Erano abbastanza scocciati, me l'hanno detto loro. E allora cerca di accontentarli per quanto più possibile. Se invece vedi che la situazione è tranquilla, puoi cercare di limitare le richieste che fanno. In realtà, allora, soprattutto su queste richieste di poco conto, fatti vedere comunque accondiscendente. Sì, sì, sì. Per farti un esempio, quando è stato rapito il colonnello, avevano richiesto delle pizze e del vino. Non era aperto niente di tutto ciò, però ho contattato e volevano accontentarsi di delle tagliate di carne e delle birre che abbiamo procurato. Quindi, nel caso, cerca sempre di virare e riorganizzarti. Poi ho fatto una mega trattativa per il denaro. Volevano 4.560.000 dollari. Vabbè, adesso. Hanno detto che volevano 80 kg di oro. Io ho fatto l'equivalente in dollari ed era un po' troppo, quindi sono sceso un po'. Cazzo? Ma chi era l'ostaggio? L'Amarò, gli hanno detto, secondo te ostaggio quanto vali? E lui ha detto, il mio peso in oro. E quanto pesi? 80 kg. Vabbè, ma l'ostaggio è un coglione. Io prendo le distanze da queste affermazioni di... Beh, però di un pochino... Sì. No, cioè... No, vabbè. Ma tra l'altro, devo controllare se c'è una denuncia o qualcosa. Perché? La Marò, perché mi dice qualcosa? Non lo so. No, che poliziotto. Comunque, è strano perché non c'è nessuna denuncia. E lui ha detto che è stato rapito davanti a un sacco di gente. Nessuno ha denunciato il suo rapimento. Ma quando? Stasera. Sei tornato dove? Allo Yellow Jack. Arresto. Volto coperto. Oddio. Tentato omicidio, rapina a mano armata. Volto coperto, possesso di armi illegali, rapina a mano armata, volto coperto... E basta. Dice un po' qual era la sua dichiarazione, che lui era lo Yellow Jack. Ha detto che era lo Yellow Jack con un po' di gente. È arrivato un tizio armato, ha detto a tutti di allontanarsi tranne lui, l'ha caricato in macchina e se n'è andato.
Però sul CAD nessuno ha registrato queste. Forse o non l'hanno registrata perché poi è partita subito la rapina, o non lo so. Magari hanno chiamato. Magari nessuno forse ha denunciato per paura di ripercussioni. E mi pare, proprio riguardo lui e allo Jack, quando hanno sparato a voi due, Storm e Collins, che Turner mi ha detto che la gente che bazzica gli Yellow Jack, diciamo che non è propensa a denunciare le cose. Sì, è vero. Sì, anche la titolare non è... Sì, sì. Cordano mi ha detto anche che la gente che c'era dentro è venuta e ci ha guardato in quello che avevamo in tasca, a me e a lui. Ho chiarito anche la questione minacce a Lionheart, perché sembrano molto più pesanti, ma in realtà è roba di lavoro. Sì, infatti, lui ma è quello che è successo pure a me, cioè quando ero poliziotto per esempio, anche a me c'era Ryuayashi che ogni volta che era in centrale mi vedeva e mi minacciava di morte, poi che mi abbia torturato è un altro conto, però comunque è una cosa di routine, diciamo. Effettivamente sono stati molto più efficienti e attenti, minacci di morte. Ma che qui lo... si può dire letteralmente che lo fanno. Minacciati tutti quanti. Lo fanno. Sì, fanno letteralmente. Tutti quanti gli agenti. È una routine, cioè quando tu arresti un criminale, quindi... ma soprattutto perché se tu arresti un criminale che ti ha sparato, cosa vuoi che ti dica? Scusi, non volevo spararli? Ma anche a me, coso lì, Goro Kimura, quello che gira sempre con Yoko-chan, e mi ha detto che era un pezzo di merda che mi faceva fuori. Ma la sera delle palle di neve non mi si incula di pezza, sì. Me lo ricordo che l'hai tesserato. Sì, me lo ricordo. Tesserato, manettato, e via. È stato d'arresto. E chi si è visto. Di fermo in quel caso. Vado a togliermi il giubbotto. No, lì era arresto, scherzi, tentato omicidio. Vai. No, lì non l'avevi messo sotto. Bestiario. A 5 secondi me lo devo togliere, quindi 2, 1, basta. Rimuovi l'arma. In realtà non rimuove l'arma, ma rimuove il coso. Auguri. Buon anno. C'è scritto ancora 8 gennaio, aspettate. Op. Attiviamo. È ancora 8 gennaio. Niente, non ha cambiato, vabbè. Ah, è tornato l'arancione. Sì. E ragazzi, quindi che si fa? Ci inventiamo qualcosa? Chi deve andare a letto? Guarda, io... Ancora... 17 me ne vado a letto, Ancora un po' magari io rimango una mezz'oretta, sì. Una mezz'oretta? Sì, dai. C'è niente da fare. No, una cosa da fare c'è, è capire il colonnello la questione di Vanonso. È vero, sì. Il colonnello non mi pare fosse la rapina. Senti il colonnello, prova a sentirlo, a me mi ha chiamato prima. Allora, non era la rapina perché mi ha chiamato quando tu eri andato alla rapina. Ok, lo chiamo tutto, allora. Quanto è durata sta rapina? Allora, no, praticamente sono arrivato che volevano solo la pizza e la cosa. Poi hanno iniziato a fare richieste su come dovevano essere disposte le auto. Le ho fatte spostare e non le andava bene, le ho dovute far spostare di nuovo. E poi alla fine della contrattazione io sono dovuto correre dall'altra parte dell'autostrada perché non mi volevano vicino a loro. Cioè io ho detto, non posso mettermi qua dietro al muro, così potete partire senza investire. No, sono corso dall'altra parte dell'autostrada. E poi gli ho dovuto anche mettere in moto l'auto perché si erano dimenticati di accenderla e come richiesta volevano che fosse messa in moto. Vabbè, io chiamo il colonnello intanto. Chiama. Erano un po'... Pronto colonnello? Sono Carlotta, senta, per la questione di Valonso, lei adesso è in centrale dei trooper? Ok, allora magari vengo lì per parlarle? No, non sono in centrale dei trooper, sono downtown. Ok, allora meglio ancora, non siamo downtown, arriva allora. Ma guardi, cioè, lo posso dire anche al telefono, cioè, Valonso... Colonnello? Sì, non ho capito. No, non ho sentito cosa ha detto lei. Venga. Ok.
non sto capendo. Arrivederci, allora, è stato bene. Il colonnello in centrale qua downtown, se vogliamo andare. Vado io? Andiamo tutti, tanto andiamo tutti. Non abbiamo niente da fare. Si sente bassissimo, non so così perché. Così peride, andiamo tutti. Del lupo, dai. Usiamo due macchine. Carlotta non guida. Ma come non guido? No. Ma ti sei fatto, ho sentito un clang. Penso si sia rotto almeno tre ossa. Almeno tre. Tre che non sapeva di avere. Guardalo come cammina strano, vedi, è per questo. Sì. Non ti sembra che cammini un po' col pallone nel culo? Esatto. Ok. Dici, è forse quello il clang che si è sentito quando è caduto. Ah, tu dici il palo. Sì. Ci sta. Ma di ferro se l'hai messo? Sì, ormai col legno non sente più nulla. No, è vero, prima sentivo, ma oltre che dal vivo, anche prima quando mi ha chiamato sentivo meglio di adesso, adesso non sentivo niente. Così sembriamo come loro che dicono no, io senza gli altri non mi muovo. Chi questo? E noi sembriamo come il colonnello e il generale, e quando ne chiamiamo uno vengono tutti. È giusto, no, però più che altro è che interessa a tutti. Esatto. Noi non siamo 40 o 26. E poi non c'è un cazzo da fare comunque. Cioè. Se adesso ci giampano, io prima sparo e poi faccio domande. Bravo. Prende esempio dal mio maestro. Ciccio Gamer. Ma cosa dici? Chi? Sali, Carlotta. Salgo io? Chi hai detto? In centrale, grazie. Carlotta, vai a fare in culo. Che hai detto? No, niente, è una cosa italiana. Voglio saperlo. Ma tanto non sei italiano, non lo capisci. Voglio parare. Ma fa niente, non ti preoccupare. No, io mi preoccupo, dai, dimmelo. Che palle. Ma non è niente di rilevante, non ti preoccupare. Voglio saperlo. Che c'è, mi hai offeso? No, assolutamente. E allora? E allora, se non ti ho offeso, che te ne frega sapere cosa ho detto? No, mi interessa, voglio sono comunque curioso che cosa sta succedendo. Questo è un... Senza di una persona. E non lo so. Ma comunque no, è una cosa che capiamo solo noi bassi in grado. Noi che ci siamo addestrati tanto ma non siamo ripagati. Ma è cazzo tutte le portiere questa auto, bello. Ma che stai dicendo? Ce l'ha tutte le portiere. Mi sono cazzo tutte le portiere adesso questo... Ma non è vero. Ma il nostro è più grosso. Ma non è vero nemmeno questo. Sì, è vero. A me sembra uguale. Oh, ma cazzo, che ho le portiere. Te l'ho detto. Carlotta, dai, cosa mi avevi detto? Ahia! Vai che c'ho il naso sensibile. Sono inciampato, scusa. Tutto a posto? Temo. Ma tu? Forse? Ho detto ma tu. Cosa? Ragazzi, abbiamo appena fatto la figura di casa del secolo. Cioè? Incidente per una cazzata, poi vi racconto. Ma incidente diplomatico? No, incidente d'auto. Non lo so chi è. Il mio amico Gaiola? No. No, Gaiola, volevo dire... Castiglia. L'uscita è 500. Castiglia, dica. Sai dove è il colonnello? No. Ok, grazie comunque. E niente, sto cercando il colonnello. Non chiara, comunicazione, ripetere. Stiamo cercando il colonnello, non sappiamo dov'è di preciso. Eccolo, no. Non è il generale. Carlotta, buonasera. Buonasera. L'hanno picchiata? No. Ok. Come è andata la rapina? Non abbiamo preso nessuno. Rivera ha rincrociato una delle due moto, delle possibili due moto, e adesso c'è 22 stato di fermo. Ok. Però va bene. Sono scappati perché vabbè. E comunque una cosa, il soggetto è stato rapito allo Yellow Jack davanti a un numero abbastanza elevato di civili e nessuno ha denunciato.
Immagino. Ok, no, volevo farmi rendervi partecipi del fatto che allo Yellow Jack succedono queste cose. E vado che devo parlare col colonnello. Sì, sì, grazie. Eccoci. Ecco. Nulla, cioè, Valonz è scomparso. Nel senso... Valacquenta, no, Valacquenta non è scomparso. E dove? Valacquenta l'abbiamo visto ieri. Però... Oggi? Oggi no. Oggi no. Però... non risponde neanche al telefono. Però ieri ha detto che si sarebbe fatto sentire tra qualche giorno a Carlotta. Sì. Ma tra l'altro, Buckley, c'è un piccolo problema. Mm. E Valonso è strano, parla di viaggi nel tempo. Andiamo a parlarne in... Sì, esatto, andiamo a parlarne in un... Sì, in un ufficio. Mi sa che è occupato l'ufficio. È tutto occupato, vabbè, siamo qui tanto. Vabbè, chiudiamo tutte le porte. Non quando ero ancora un poliziotto mi divertivo a farlo. Sì, ma... quelli eri tu. Era lui. Perfetto. Questa pizza probabilmente l'ho lasciata io quando ero qua. Te c'è la passione di lasciare le pizze in giro. E... no, perché cioè, abbiamo ricevuto un bigliettino. Mm-hmm. Ok. In linguaggio strano, midi. Numerico che inizia con un 1-8. Sì. Sì, sì. L'avete già tradotto? Sì. Ok, recita Valonso Valacquenta, poi due simboli strani di cui un interrogativo rovesciato e poi morto, giusto? Sì, appunto per quello. Sì, cioè, sì, okay. Abbiamo fatto anche noi. No, c'è, è firmato da lui questo fogliettino. Poi come l'avete ottenuto? La dottoressa Delfino ha... curato il signor. Aspetta. Ok. Il signor Timothy Morrow che aveva questo bigliettino, l'ha consegnato dai medici. Questo Timothy Morrow ha consegnato questo foglio. Ma il foglio l'avete visionato e firmato da Valacquenta? Io ho una fotocopia sul mio telefono, aspetti. Ok. Vedi un po' se è firmato. Perché il nostro aveva la firma. No, mi pare che sia un altro questo. Timothy Morrow è quello che ha urinato in tribunale. Ah, lui, ok. No, il nostro è solamente una striscia gialla orizzontale, cominciava un 118, finiceva un 111, non c'è scritto più niente. C'è un titolo del biglietto? Sì. Hashtag Comignolo. Ok. E voi siete a conoscenza? Sì. No, perché non sono... appunto, e cosa vuol dire sta roba qui? E allora è una questione abbastanza complicata. Capirci di più. E fa parte di un'indagine iniziata ieri. Sì. Ieri. Che si sta rivelando più difficile e complessa di quanto immaginassimo. Noi siamo arrivati a capire forse chi è 3P. E JB che cazzo è? No, perché JB sono allora. Le iniziali, io lo dico. Non si preoccupa. No. Allora. Nel senso... Questa cosa qua è allora, Valonso ha detto che l'assassino di sua madre era il malvagio dottor Jacopo. Jacopo? Birillo. JB. Poi 3P è probabilmente Pierpaolo Palinfrasca. Palinfrasca. Che da. Come dire. Da conferma anche di Caramiester, l'altra sera io ho regalato a Valacquenta, ho preso un totale, un'auto. Una giuntura. E gli ho rinnovato anche la patente perché non ce l'aveva scaduta.
però al suo identificativo con l'IBAN, a cara mia Esther, è arrivata la patente intestata a questo Pierre, scritto alla francese, quindi Pierre Paolo, sì. Pallinfrasca. Sì. E questo signore, che dice di essere malacquenta, si rifiuta anche di fare gli esami del sangue in ospedale. Sottoporsi agli esami del sangue in ospedale. Tant'è che si rifiuta, cioè, non ci si avvicina negativo. Proprio. Zero negativo dovrebbe essere. Sì, sì, sì. Sì. E noi avremmo potuto avere la bodycam con la targa dell'auto intestata a questo malacquenta, però purtroppo non è stata ripresa. E altra cosa, gli mancano totalmente tutti i tatuaggi che aveva sul braccio destro, mi pare, o sinistro. Sinistro, sinistro. Sinistro. E lui come si vede da foto su CAD. Esatto, sul CAD ha un sacco di tatuaggi, lui no. Ho varie bodycam che attestano il fatto che lui non abbia tatuaggi adesso. Il fatto che lui diceva di non volersi togliere i tatuaggi in nessun modo. È vero, sì. Cioè, quando gli ho detto che non si poteva entrare nel film con i tatuaggi, gli ho detto che era disposto a tagliarsi il braccio pur di non toglierseli. Quindi... E non ha la fobia che aveva Valonso. Valonso aveva la fobia dei bagni, tant'è che non c'entrava nemmeno. Questo qua invece entra tranquillamente nei bagni. So che è una cosa da poco, però anche questa è un'altra cosa che è discosta dal Valonso. Quindi la nostra teoria al momento è che qualcuno, non si sa bene per quale motivo, si sia sostituito a Malaquenta e si stia tuttora fingendo lui. Ha ricevuto una proposta di lavoro in palestra. Sì. E invece stiamo cercando di assumerlo noi, al FIB come il serviente, perché è armato. Ha la pistola che Valaquenta aveva dato in affido a Carlotta. Sì, esatto. Per paura di perderla. Naturalmente quando gliela ha richiesta lui gliel'ha data. Perché non mi ero ancora reso conto di tutte queste incongruenze. E quindi quando è arrivato questa persona uguale identica a lui e mi ha chiesto la pistola, io gli ho data. Vabbè, cioè, pare un po' fuori dalla mia area di competenze. Esatto. Volevo solamente capire, non so. No, stiamo indagando. L'indagine noi aperta su questo, anche perché ci adesso vi leggo tutti. Persona vedendoci coinvolti un po' tutti. Vabbè, capito, allora ve la lascio a voi, io non ci metto in mano questa roba. Va bene. Non voglio sapere. Sì, e eventualmente, cosa, ecco. Se vi portassero altri biglietti, altre cose che pensa possano essere correlati, ce li faccia avere, ecco. Sì, appunto. Sì. Vabbè, farò sapere, insomma. Colonnello, quindi, lei che nella Darkchat, è stato lei a scrivere ieri sera... La Darkchat sono entrata adesso. Ok, allora niente, no. Perché ieri sera... Allora, la Darkchat tecnicamente dovrebbe essere... Dove Fabio? Dovrebbe essere un modo per comunicare a Valonso con me, perché non... A quanto pare, ecco, non risponde nemmeno alle chiamate e mi chiama sempre in anonimo. Quindi potrebbe essere che non ha il numero di Valonso. E per i messaggi invece mi scrive qua. E alcuni messaggi non li ha scritti lui. Né il vero Valonso né quello finto. O il presunto finto. Che cazzo sta succedendo? È una situazione molto complessa, effettivamente. Domanda per cambiare un attimo argomento, Buckley. Siete presentato da voi un certo William Hall, invitandovi a Caio Perico lunedì? Sì. Ma anche a voi ha portato dei soldi? Sì. Avete accettati? Ha detto volevo fare una donazione spontanea. Ce l'ho in banca io questi soldi adesso. Ok. Quanto, curiosità, quanto? $10,000 per ogni dipendente all'attivo che abbiamo, cioè 250.000. Ok, a noi ha offerto 50.000, ma io ho rifiutato. E la cosa strana è un'altra storia. Allora, intanto vi leggo un po'. Loro sapevano i numeri dell'attivo senza io l'essi detto, sapevano il nome del generale Pittman e sapevano tanta roba che noi abbiamo mai detto. E sapevano che dovevano cercare specificatamente al centralino del FIB. Tipo come sempre. Vieni a fare il FIB. Accettato e dire Carlson secondo piano. Così ho qualcuno su cui sono superiore. No, cioè, nel senso, non so. Ho detto che volevo fare una donazione. Sì. Le donazioni sono sempre ben accette. Sì, è un po' strano.
Ha detto sì. Che è di Caio Perico, si è comprato l'isola. Non ho hanno bene. Comprato Caio Perico, perciò dai, bisogna capire. Dai. Non godono di nessun tipo di immunità. No, loro qui. Loro li amano un sacco. Di che? Caio Perico no. Perché Caio Perico quindi, possono fare come cavolo gli pare. Quindi sono, essendo loro proprietà Caio Perico, sarebbe anche il caso di considerarli politici di Caio Perico? Diplomatici? Cioè, diplomatici. L'ho chiamato governatore e ha detto no, sono solamente un investitore, quindi... Un investitore. Cagazzi, non essere considerati politici. Considera che io me la sono probabilmente quello che se la sta prendendo più con calma e sono quello che discorda di più con la questione degli altri. Okay. Non mi piace la situazione che io perico, quella bodycam non bodycam corrotta, mi sa che io mi posso. È militarizzata e hanno detto le loro leggi, hanno detto che no, il problema di quella questione là e hanno detto che hanno voluto annullare il tutto perché vabbè c'è di mezzo lo staff, però secondo me anche se c'è di mezzo lo staff potevamo fare un sacco di gioco su quell'affermazione la bodycam è corrotta. Proprio per quello che abbiamo detto, la bodycam si può corrompere solo se o la proviamo a modificare o in fase di registrazione. Ma se l'avvocato l'ha vista, in fase di registrazione non è corrotta, quindi di base qualcuno ha provato a modificare quella bodycam. Eppure non hanno voluto fare nessuna indagine riguardo. Sono autorizzati e vabbè, non era corrotta, non ce l'aveva da dare però. Sì, a girare senza documenti perché non sono di qua. Questo mi pare strano. Eh sì, è scritto proprio in chiaro. Vengono dall'Inghilterra, almeno uno mi ha detto il signor Olle viene dall'Inghilterra. Cioè in Inghilterra anche c'erano senza documenti. Non lo so. Vabbè. Comunque sì, sono venuti. Ok, perfetto. Va bene, a posto così. Dai, allora ci riaggiorniamo. E una cosa che mi ha fatto pensare, avevano un baller blindato. Blindato addirittura. No, adesso blindato, li vediamo. Dopo che l'abbiamo detto al colonnello ce li hanno rimandati. Per capire come l'hanno portato qui. Sì. Anche perché al mio ah, ma quel baller è blindato e ho anche aggiunto voglio delle canzoni, qui non vedono quelle cose. Infatti. Salve. Come mai? Buonasera. Salve capitano. Come sta? Bene. Mi mancate un po', Era bello che chiamami. No, non penso che io la manco, visto che non ci siamo mai visti. Vabbè, comunque qualche volta passate al film che ci facciamo una chiacchierata. Ma guardi, certo. Meno che passo al film, forse è meglio per me. Vabbè, allora passo ogni tanto di qualche chiacchierata. Ecco, facciamo così. Va bene, allora domani sera, ciao. Come domani sera. Vabbè, arrivederci. Perché domani? Io piangere. Che succede? Sta a posto? Niente, ha chiamato il colonnello generale. Sì. Mi sono messo a chiacchierare un po' con i miei ex colleghi. Bravo. Quante auto parcheggiate? Sì, esatto. No, vanno sbagliati per me. Se ci hanno dato il visualizzare la stanza, ma non i messaggi. Ora, io non so se è tutto calcolato o meno. Però, anche oltre a questo, ci hanno tolto altre stanze. Ora, io non voglio fare storie per tutto, perché vabbè, annunci al repiano non servono, i loro annunci. Però anche quella prima io la vedevo da gente in prova, quella stanza. Ma davvero mi sta facendo impazzire. A te? Pensa io, che mi avete comunicato che potrebbe essere morto. Vabbè, ho capito, Carlotta. Cosa ho capito? Ho capito. Per voi è una persona stupida. No. Ma non questo non significa che deve morire per noi, però. Andiamo no, i rapporti li abbiamo sempre visti. Li abbiamo sempre visti i rapporti. Poi gli abbiamo chiesto la bodycam riguardo la questione lì. Le auto dietro che erano passate davanti alla sede e adesso hanno fatto inversione appena ci hanno visti. E poi magari non sono sbagliato strada. Prova a fare inversione. No, forse ci stanno seguendo, Carlotta. No, intendo. In radio. Probabilmente siamo seguiti da due auto. Siamo qua di fronte al. State coperti, voi non fatevi vedere. Mani in alto. Siete circondati, figli di puttana. Se non volete morire, alzate le cazzo di mani, tutti subito, immediatamente, forza, cazzo. Alzate le cazzo di mani, siete circondati, forza. Alzate le mani. Salite nelle cazzo di macchine, nessuno si farà del male, forza, tutti e due, immediatamente. Non sto scherzando, salite sulla cazzo di macchina.
Alzate quelle cazzo di mani! Quelle cazzo di mani, lo capisci che muori se non entri in quella cazzo di macchina, figlia di puttana! Non voglio fare del male a nessuno, bello, sali nella cazzo di macchina e nessuno si farà male. Faremo solo un giro, una chiacchierata. Forza, sali in quella. Codice 0 all'ospedale, codice 0 all'ospedale. Subito, stanno sparando. Ospedale, sparatori all'ospedale. Troppo, vieni Valentino. Che fa quello da dentro? Non sparare, non sparare, non sparare, non sparare. Cazzo, mi ha colpito col taser, figlio di puttana. Guida tu, bello, guida tu. Guida tu. Scendo e sparo, posso sparare se scendo? Io Valentino, due. Siamo andiamocene via, andiamocene via, cazzo, via. Via, via, dove vai? Via, cazzo. Ad Antra, da Lincoln 1 converge. Lincoln 2 converge. No, ho spento. Va bene, siamo segnalato che davanti all'ingresso non sta rivolgendo la tua... Sto provando a seguire le pattuglie. Ci sono un sacco di agenti del FIB. Ci sono tre agenti a terra. Sono l'unico che non hanno atterrato. E sono sull'autostrada che va in direzione est. Est. No, ovest, scusate. Erano due, mi pare, Buffalo S verdi. 10-4, probabilmente è un drive-by. È un drive-by, signori. Non è... Sono stati toccati con lei. Buffalo verdi con dettagli neri? Sì. Ti ci guardo. Vado. Date. Che cos'è un drive-by? Non ho idea di cosa sia. Cos'è un drive-by? Me lo sapresti dire? Il volo? Fate intervenire i medici, tanto la situazione qui è abbastanza tranquilla. Io sto percorrendo l'autostrada ovest in cerca di qualcuno. 10-4, ma abbiamo potenzialmente idea di chi può essere. Ah, ok. Allora, comunque, la situazione è stata questa. I soggetti sono scesi all'auto e hanno... Io ero ancora in auto, quindi con i vetri oscurati non mi hanno visto. E hanno intimato i miei colleghi di salire con loro. Noi avevamo già notato che ci stava seguendo qualcuno. E io, a me non mi hanno visto, quindi io dall'auto ho chiamato voi subito e hanno sparato. Se ha delle bodycam e se le rivedo. Va bene. Niente, non troverò mai nessuno. Carlotta? Sì. Dove sono? Dimmi dove sono. E non lo so, no, li ho persi, stavo cercando anch'io adesso. Ok, ho capito. È autostrada ovest, sicuro? No, sono andati in direzione ovest, io ho preso l'autostrada per cercarli. Direzione ovest, che cazzo vuol dire tutta la città? Lo so, io ero in auto a chiamare soccorso mentre sono scappati. Cerchiamo l'autostrada ovest. Io magari provo a tornare indietro, vedo se vedo qualcosa. Esatto. Ebbene. Tutta la città, e grazie al cazzo che sono soccorso, non è che potevo seguirli subito, poi ero un lato passeggero. È la bodycam delle auto? Sì, però non penso di vedere la deletaria della bodycam. Poi io ho sbagliato a spegnere l'auto per sbaglio, però mannaggia cazzo, cosa potevo fare? Io mi sono divertito troppo, ti ho visto. Tra l'altro non so se avete notato, ma io non sapevo se mi si vedeva da fuori dentro, quindi io continuavo a controllare se mi dicevano di scendere. Non me l'hanno detto, non sanno che ci sono. Aspettiamo un primo rilevamento della scientifica. È uno dei soggetti è stato tesserato, quindi però è stato poi portato via dagli altri. Prendete il vizio, fermo. E interrogativo. State cercando anche il tip. E poi è tutt'altra cosa. Cosa? Attualmente noi siamo in centrale. Ma tipo le Adam che sono in giro, Adam sono presente. Noi siamo qui in ospedale ancora.
e adesso che i colleghi si sono stati portati dentro l'ospedale ci distacchiamo e cominciamo le ricerche. Infatti io in ospedale, mi distacco dalla radio. Ci guardo. Devo controllare se era una volta scoperto qualcuno di loro. Ciao Carlotta. Abbiamo rischiato, eh. Tu eri in macchina? Io sì, ero nascosto dentro la maglia di che i vetri sconati, io ero nascosto dentro. Ah, ok. Sì, vado a vedere se i miei colleghi stanno bene. Sì, vai. Mi fa troppo ridere sta scemata. Storm. Non voleva neanche il fuoco. Ma che devo fare? Sono scemi loro a scendere. Infatti non ho capito perché. Allora, per quanto mi riguarda, la situazione doveva essere gestita così. Noi non dovevamo scendere dall'auto, noi dovevamo essere pronti ad andarcene, dovevamo attirare l'attenzione e chiamare subito supporto. Invece sono tutti scesi, sono scesi, loro sono arrivati qua fuori a chiacchierare. E che vi aspettate? Ci stanno pedinando, abbiamo detto. Solo che non essendo subito certi che ci stavamo pedinando, per questo io ho detto, ma io ho detto, quando eravamo qua amici, più o meno qua, che gli ho detto, torna indietro, fai finta che ci andiamo a parcheggiare, come facciamo sempre, tranquillamente, e vedi se ci continuano a seguire. Se ci continuano a seguire, chiamiamo subito su codice 0 subito, non aspettiamo, e invece no, ho detto, non giriamo, ma che giriamo a fare? E vabbè, è andato così. E io sono vivo. Della codardia è la migliore delle caratteristiche di Carlotta. Ormai avrò messo a Balonso che avrebbe scoperto chi è tutta questa questione. Quindi non posso morire. Vediamo un po' se abbiamo visto qualcuno in bodica. È stato bellissimo, bellissimo. Domani tutti in congedo tranne io. Divento capo del film domani. Forse sono troppo in mezzo, però aspettate, facciamo così, metto qua. Vediamo un po' la mia live. Sono sempre io quello che chiama a supporto. Allora. Vediamo un po'. Qua eravamo... Perché lo 0.25? No, è normale. Qua li stavo già cercando. Qua eravamo in centrale. Ok. Questo era mascherato. Tutti mascherati. William Hall è quello di Capo, sì, di Caio, sì. Allora, ma tra l'altro c'è stato un momento in cui uno dei tizi si è appoggiato all'auto per stare coperto e dentro l'auto c'ero io lì tutto, aiuto, vi prego, venitemi ad aiutare, è bellissimo, vi prego, aiuto, mi sento per sparare. Carlotta, come stanno? Non lo so, sono ancora dentro. Aspetta, si scrive così il nome, te lo faccio vedere.
All, credo. Vabbè. Sì, all, non all. Avete scoperto qualcosa, eh? Ho chiamato Rivera della, del DIS, sta okay. Indagando. Scusate, non esco, forse meglio. No, no, ma allora vi spiego. Il, la questione di Goofy è una citazione. Come abbiamo scoperto cosa ieri. Che è successo? Bossoli all'interno, vuol dire che hanno sparato fino a qua. Eh sì. Bossoli o proiettili? Bossoli. Ma forse sì, sono sì, i bossoli della gente. C'era un agente dentro che sì, è uscito stava e hanno sparato. E quindi poi è iniziata una sparatoria tra dentro e fuori. Santa Cruz. Beh, non mi cacano. Allora è andato a culo, le mie informazioni me le tengo per me, indago io. Strunz. No. Signori, no! Buonasera, direttrice. Agente. Minchia, mi ti hanno pestato, bello. No. C'è il naso, c'è l'occhio nero. È il naso per continuare, ho sbattuto prima in auto e mi è uscito sangue. La direttrice che... No, no, che perdo molto sangue dal naso. Ma... i capillari sensibili. Mm, capisco il problema. È qui che sta aspettando i suoi. Eh sì. Okay. Ti scusi per il casino della sparatoria qua fuori. Beh, non credo sia colpa vostra. No. Quindi non si deve scusare. E invece sì. Come? Eh sì, perché pensa se il film non esistesse, la sparatoria sì? non ci sarebbe stata. E tu saresti ancora assunto. Eh? E tu magari saresti ancora assunto. Io sarei ancora assunto. Se scendevi lì facevi tutti e quattro. Esatto. Ma un attimo in bagno. Un dodo in bagno perché se non riesco a leggere la chat. E quindi purtroppo dobbiamo andare in bagno. Un momento, una scusa. E leggo un attimo. Comunque sì, allora è stato bellissimo perché io ero là, ho detto ma quanti saranno? Saranno almeno quattro. E se io non scendo? Quella cosa lì è stato tipo un meme. Del tipo no, ma adesso mi vedono. Invece non mi hanno visto. Cioè, io mi aspettavo dicesso tipo, e tu dentro scendi? No, non l'hanno detto. E niente. Vabbè, io tutto... lo aspettiamo, aspettiamo. Ma infatti non ho capito. Allora, aspettavo, aspettiamo Kami così parliamo tutti insieme. Creiamo un po' sulla questione, tanto. Allora, ok. Allora, no, io ho detto. Se scendo siamo tutti morti. Non c'è alcuna possibilità di salvarci. Non dovevamo fermarci. Dovevamo capire fin da subito se volevano effettivamente prendere noi o meno, se era una coincidenza, perché, vabbè, dire si sono fermati mentre passavamo, come ha fatto F... Ok, non c'è storm, andiamo da storm. Scusi, Torisi. Agenti. Storm. Carlotta. Come stai? Tutto sommato, mi hanno trapassato i proiettili, tu? A me non mi hanno sparato. Ah, a te non ti hanno sparato? No, io mi sono nascosto in macchina. Ma come? Eh sì, ero in macchina e loro ci hanno circondato e io sono rimasto dentro. Vabbè, con quei vetri oscuri nessuno ti vede. Esatto, nessuno mi ha visto. E poi solo che ho messo in moto, ma per poi ho spento non sono riuscito a seguirli e li abbiamo persi. Vabbè, ma... Forse le targhe. Ok. Aspetta, spostiamoci da dietro. Sì, esatto. Forse le targhe? Forse bene. Sì. Ma voi hanno rotto le bodycam? No, la mia... No, voglio sapere chi ha sparato da dentro l'ospedale. Vieni qua, Storm. Non farti ammazzare dalla direttrice. Non ci sono riusciti loro a non farti ammazzare adesso. Facciamoci una cosa tranquilla, vieni qua con me, non farti vedere. Ci mi prendo una vacanza? No, assolutamente. Ehi,
Allora, a me non mi hanno sparato. Dobbiamo parlare con Collins di questa cosa. Abbiamo assolutamente bisogno di qualcuno di noi che mette per iscritto un... cioè, che comunque, vabbè, dobbiamo scrivere un codice, qualcosa su come comportarsi in questa situazione. È già la seconda volta che succede. Allora, no, posso dirti una cosa, Borghi? Stanno sparando! Shot fire, shot fire! No. State dentro, state dentro. Ma iniziano a ruotare. Entriamo noi. Allora, sì. Evitiamo di... Mamma mia, sta per farsi mettere sotto. Proteggiamo i civili e basta. Ma che brutto il film, non ho fatto nulla. Divento direttore. Allora. Sì, allora, non mi dovevo fermare, però... No, ma ti spiego. Allora, pensavo... ci eravamo resi conto che probabilmente ci seguivano. Dovevamo solo accertarci nella cosa e chiamare subito soccorso. Invece scendendo, cioè... ti hanno... Sì, allora, il fatto è che... parte che non pensavo si fermassero così. E ma siamo già fermati quando sei sceso. Ho capito, appunto. Ero già sceso e stavamo comunicando in radio. Comunque, per quanto riguarda il resto, in queste situazioni... si chiama codice 0 con la posizione, cioè dobbiamo fare così, dobbiamo chiamare codice 0 con la posizione del coso nella radio della polizia e poi evitare di dare altre comunicazioni e correre subito a difendere, perché c'eravamo soltanto io e Collins, anche qui eravamo circondati. Secondo me è stato meglio così, cioè nel senso, se io fossi riuscito ad aiutare poi a sparare, nessuno avrebbe chiamato il codice 0 mentre l'ho chiamato io da dentro la macchina. Io ho messo al sicuro la dottoressa, sì, che c'era e quelli capito, dentro. Non hai capito, Carlotta. Dopo, una volta chiamato il codice 0, subito dare supporto agli agenti. Ma se... Io non era fattibile, te ne rendi conto, vero? Ho capito. Ascolta, quello che ha sparato a te era appoggiato sullo sportello dove ero io. Ah, ok, perché tu eri rimasto dentro la macchina. Io non sono mai sceso dalla macchina, mi sono messo lì accorciato, ho chiamato il codice 0 in radio della polizia e basta. Non sono sceso. Buono. Sì. No, non c'è credo. Siamo in 204? No, siamo in 205. Sì, poi vieni nella lavoro, siamo a sinistra, verso il fondo. Beh, io ho sentito un check in 204, mi sa che ho sbagliato Randy. Vabbè, comunque... Scusate, ma come lì si è chiesto check radio? No, chiedeva dove eravamo. Allora, tu ok, eri impossibilitato, però tu ad esempio, Storm, dopo che hai fatto entrare i medici, cosa è successo? Perché poi sono stato atterrato e non... Io li tenevo sotto. Siamo preoccupati per me, ragazzi. Un attimo. La miglior squadra di pallavolo. Hai visto quanto sono stato strategico? No, non l'ho visto. Dove eri? Ero in macchina. Ho chiamato il codice 0 in radio della polizia. Non ho parole. Ok. Perché ti dico che non ho parole? È la cosa più intelligente che ho fatto. In ufficio? È un giramento di palle piuttosto importante, però sì, dai, va bene. Potevo dire no, dovevi scendere a sparare. Perché? Erano 5 persone armate, io ero da solo, loro erano circondati. Comunque, non so, la prossima volta io sparo. Anche se sono in inferiorità numerica, circondato, frega un cazzo. Ma sì, ma almeno me frega. Cioè, io so. Allora, era la cosa più sensata da fare per Carlotta. Carlotta è un cagasotto incredibile. La palla, mi fa male. L'ho spenta. Guarda, anch'io, se no li avrei provati a seguire. Solo che l'ho spenta per sbaglio, quindi sono scappati. Che belli i vetri oscurati. Mi hanno salvato la vita. Porca troia. Sì, questo qua è uno firma, infatti dopo glielo dico a F di calmarsi un attimo e non fare queste cose qua.
Adesso che hanno messo sto parcheggio qua, ci sono un sacco di assalti al FIB e secondo me ci sta un sacco. Un sacco. Il FIB sennò è veramente la passione che non fa niente. Non succede mai nulla perché stanno in un posto tranquillo, entrano nel garage, salgono l'ascensore. Così devono attraversare una strada. Che sta succedendo? Devono attraversare una strada, è più possibile assaltarli. Ora, il problema secondo me qua alla base... No, perché giusto l'ha tolto. Cioè c'è, si può entrare sotto, si può salire con l'ascensore, ma non c'è il garage. L'unica cosa secondo me era che F è partito molto prevenuto, appena visto la macchina arrivare, che si è fermata, ci stanno seguendo, io ho detto ma aspetta, controlliamo così, e invece no, aveva subito detto in radio che... Vabbè. No, ma oltre ad essere più coperti sotto... Tu, Collins, perché avevi un taser in mano? Che cazzo ne so io, ragazzi? Perché avevo il taser? La prima cosa che mi è venuta in mano. E niente. E comunque io quel bastardo l'ho colpito. Ho capito, però... A me subito hanno sparato e non ho potuto fare niente. Il fatto è che, cioè, la prossima volta... Quando siamo così, anche senza aspettare la polizia, mi sa che dobbiamo aprire il fuoco per la nostra. No, ma la cosa è che abbiamo visto prima tu riuscivi a entrare molto più velocemente in sede. Cioè, adesso ti attraversa tutta la strada, è più lungo il percorso. È troppo frenetica. Sì, chiaro. Sì. Ti dirò, a me ha messo un attimo stranito la situazione che fossimo davanti all'ospedale, perché non sapevo bene come muovermi. E cosa hai fatto? Stanno lavorando agli impianti di reazione. Ho messo al sicuro la dottoressa e ho aspettato. Quando hanno sparato, sono uscito a sparare. Sparato fuori dall'ospedale? I primi due colpi li ho sparati da dentro e mi si sono chiuse le porte davanti, poi ho sparato da fuori. Aia. Potrebbe essere un problemino. Ma non è stato lui il primo a sparare. No, però... Però aia lo stesso. Ma secondo me nemmeno troppo. No, nemmeno troppo. Non dipende, cioè... Sì, comunque... Ovvio che... Ci hanno assaltato loro, lui ha risposto, non è che ha sparato. No, Kami, è safe, ma se l'azione inizia fuori, tu puoi rifugiarti dentro e l'azione continua dentro. Non è una safe in cui non puoi fare nulla. Se tipo tu sei fuori dal FIB e ti sparano. Se ci sono problemi, vediamo. Sì, va bene, poi vediamo, non è un problema. No, allora ti dico, quel massimo che ti potrebbe succedere, secondo me, è che la direttrice rompa le palle perché è sparato da dentro. È sparato, però ragazzi... Io ripeto, ci hanno assaltato. Io ti dico, le porte erano aperte, io ho sparato e mi si sono chiuse davanti. E no, ma allora, per questo ci sono sparati sul vetro. Adesso vi spiego. Metto un attimo, scendiamo giù così intanto faccio vedere quello che intendevo prima. Allora. No, ma oltre a specchiesco, prendo comunque il parcheggio era qua, no? Tipo, era qua. Tu arrivavi, parcheggiavi, scendevi e dovevi semplicemente fare questo piccolo tratto di scale, di camminata. Adesso invece tu parcheggi la tua sulla strada e arrivi. Comunque, la questione è questa. La safe zone è una zona in cui tu non puoi iniziare azioni. Se l'azione inizia fuori dalla safe e tu entri in safe, l'azione continua. La questione è, l'azione è stata iniziata da loro su noi del FIB e lui da dentro era semplicemente, cioè stava già dando copertura a noi. E questa è la cosa. Quindi l'azione è iniziata fuori, non è iniziata dentro. Non è lui che ha iniziato l'azione in safe. Non le hanno sparato? No. Poi, beh, si può dire che lui non doveva partecipare a quel punto. Anche te? Io? E perché ero in auto, mi sono stato sicuro, ho chiamato il codice zero. Sono bastardo, almeno per... No, allora, qua il bastardo sei te che non ascolti quello che ti dico, perché ti ho detto non ti fermare, tu sei pure sceso dalla macchina. Vabbè, non ti fermare, hai detto dopo che mi ero fermato. Io ho detto, prima di tutto... posso dire il mio? Dovevamo accertarci che ci stavano seguendo. La situazione. Ha iniziato a sparare i verdi, ha iniziato a sparare. Se ci seguono delle auto, non ci si ferma. Si chiama il codice ecco, zero. Ecco, allora. Scusate. Qui è sbagliato te, però, perché... Ma io ho detto, prima di chiamare a voi la cosa, dovevamo, secondo me, accertarci prima che ci stanno seguendo. Per questo ho detto, gira, fai finta di parcheggiare, così vediamo se ci provano a prendere.
Così se ci provavano a prendere chiamavamo subito il codice zero. Invece siamo andati diretti in ospedale dove c'erano anche loro che erano lì, che potevano fare Collins e Storm. Cioè eravamo due vetture tutti armati contro noi quattro. No, ma infatti lo so che ho sbagliato a fermarmi, però comunque è anche vero che abbiamo bisogno anche di un di più organizzazione sul campo. Cosa ci serve di più? Cioè, non ho capito. Secondo me il problema è che per quanta organizzazione tu puoi fare, poi forse vabbè, io sono abituato a fare. Siamo in 4, se arrivano in 6, siamo in meno 2. Ok, ho capito. Però comunque, se c'è anche in questa situazione, ci siamo ritrovati soltanto in 2, lì davanti c'era Storm che stava giustamente aiutando i civili, e allora Lotter è rimasto bloccato in auto. Allora. Io da quando ero in polizia, in questi casi, la cosa da fare, soprattutto se avevamo il Tau E, che è un'auto con cui possiamo comunque andare pesante, cioè non è che abbiamo paura di scontrarci, è cercare di allontanarci il più possibile. Che ci seguano pure, intanto chiediamo supporto. Lo so che ho sbagliato, però... E questa qua è la cosa principale, poi il resto fa niente. Cioè, se sono 4 persone contro 2, non è che possiamo fare molto in ogni caso, non c'entra l'addestramento. C'entra se sei inseguito, non fermarti, ecco. Cioè, almeno così facevamo in polizia, poi... Qui l'addestramento in polizia di Carlotta ti mette alle strette, Borghesi, eh? E qui non fa una piega. No, forse troppo per la situazione, Carlotta. Uno sciocchino, Carlotta. Non fare lo sciocchino. Sì, quello sì. Quello sì. Vai. E per non usare un altro termine, Carlotta, lo sciocchino. Non si merita che io lo chiami coglione in questa situazione. Ecco. Perché non l'hai fatto? Perché non se lo merita, perché in questo è inattaccabile, ha ragione. Quando ha ragione, ha ragione. Però bisognerebbe... Cioè, io... Vabbè, sto zitto, non dico niente. No, spiega. No, dico che secondo me bisognerebbe parlare col governo, però... Ma di cosa? Queste sono le mie idee, però vabbè. Di che vuoi parlare col governo? Hai paura che la direttrice ti mette la polizia per riparare la porta? No, non è per quello, non è per quello. Se la direttrice è incazzata con me perché ho sparato i primi colpi da dentro, che si è incazzata con me e mi prendo le mie colpe. E era per un'altra motivazione che vi spiego a parte. Va bene. Tu hai paura di essere, che quella zona fosse considerata una zona sicura? Se per così dire? Sì. No. Ripeto, stai tranquillo. Non in quella situazione. Esatto. Non in quella situazione. Era una situazione controversa e iniziata all'esterno, perciò tranquillo. Anch'io ho avuto il dubbio, però poi ci ho ragionato mentre mi stavano ricucendo la spalla. E invece io ho provato a inseguirli, poi ve lo dico, li ho persi subito perché ho spento la macchina per sbaglio. Cosa è successo? Mentre cosa andava? No, allora, li ho visti partire, sono passato al lato guidatore, ho acceso ma ci stava mettendo troppo a mettersi in moto, no, ho riprovato ad accendere di nuovo e l'ho spenta. Ah, ok. Esatto. Okay. E niente. Se volete vi insegno qualcosa dei miei addestramenti. No, grazie. Sai farlo la manovra pit? Sì. Bravo. Vorrei visionarla. Va bene, andiamo a farle. No. No, stasera adesso, guarda, no. In questo modo non posso guidare, no. Io ragazzi... Domani tutti in congedo tranne me. Mi levo dal cazzo. Sì, una buona idea. 17. E via. Carlotta, un'ultima parola. Sì. Suka. Sono il migliore. Collins 17. Storm 17. Borghese 17. Carlotta è il migliore. Buonanotte. Buonanotte. Class 17. Famo così. Ciao Carlo.
città aveva un tizio e Carlotta era il suo nome. Carlotta, 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 e Carlotta era il suo nome. Ma chi cazzo è Carlotta?